uccidendo l'Occidente abbiamo fatto il mio desiderio di totale trasparenza. Potrebbe creare più problemi di quanto assumiamoci le nostre responsabilità. Se vogliamo, tengo molto la nostra amicizia. Resti dove si trova. Signor Presidente! Parlando. Cattedrale di Tolux. Spiegherò tutto lì, agente Kennedy. Come sai il mio nome? Sì. Annigan. Grazie al cielo, state bene. Come vi conoscete? Helen Harper lavora per i servizi segreti da un anno. Non sai quanto sia felice di sapere che state tutti bene. Odio le presentazioni affrettate, ma mi serve un rapporto sulla situazione. Io ho sparato al presidente. Ma era già stato infettato quando lo abbiamo trovato. Leon ha fatto ciò che doveva. Mi ha salvato la vita. Santo cielo. Va bene, presenterò il rapporto. Voi due preoccupatevi di andarvene subito da lì. Il virus si è già diffuso a 3 miglia dal perimetro del campus e non accenna a rallentare. Dovete sbrigarvi. Dobbiamo andare alla cattedrale di Tolux. L'agente Kennedy ha una pista che può portarci al responsabile. Leon, è così? Sì, penso di avere qualcosa. Ricevuto. Vi traccerò l'accesso più sicuro. Tenete accesa la radio. Ho una pista. L'avrai se vieni con me. Benvenuti Multiplayer.it in prima serata, novità assoluta con la super diretta XL, quindi una super diretta in versione extra large che una volta al mese tendenzialmente coprirà un titolo molto atteso e molto importante che uscirà poi successivamente. Super diretta è un abito serale, speriamo anche voi che ci seguite siate un po' vestiti in maniera un po' più seriosa. Scherzi a parte, oggi abbiamo un po' di novità anche per quanto riguarda tutto il parterre della super diretta, a partire da Matteo Santicchia, che salutiamo. Eccolo qua. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Che giocherà il titolo Resident Evil 6 in versione PlayStation 3. Pierpaolo Greco, ciao Pier. Eccoci. Si occuperà della chat, le domande che arrivano a Twitter al nostro tantissime account. Tantissime domande. Multiplayer It con esatto. L'hashtag super diretta. E poi abbiamo una gradita new entry. È lì la sorpresa. Annalisa Petrini. Buonasera. Ciao. Annalisa. Si occuperà ovviamente, ci darà anche qualche nozione piuttosto importante sul gioco nel corso della diretta. Assolutamente diretta serale, quindi c'è bisogno di una, come dire, di una composizione, una squadra un po' più importante. Fortissimi. Esatto. Annalisa, innanzitutto partiamo da te, non ce ne frega un cacchio del gioco. Partiamo allora, da me, iniziamo a parlare del gioco. Perché sei qui? Io sono qui per presentarvi Resident Evil 6. Ok, allora, okay. Resident Evil 6, versione PlayStation 3 ma anche 360. Innanzitutto è ovviamente sesto capitolo ufficiale tranne gli spin-off della serie. Qual è la storia dietro al gioco? Allora, la storia di Resident Evil 6 è ambientata a cavallo tra il 2012 e il 2013. La storia narra di 4 personaggi differenti, quindi 4 storie differenti, ma la quarta si può accedere soltanto dopo aver superato e quindi giocato le prime 3. Quindi finisci le prime 3 sezioni. E poi si passa alla quarta. La prima riguarda Leon, la seconda Jake e Chris e l'ultima è quella di Ada. Dunque, quella di Leon, la storia è, riguarda il presidente degli Stati Uniti. Cioè parte col presidente degli Stati Uniti. Che è quello Stati che abbiamo visto praticamente all'inizio col colpetto in testa praticamente. Il presidente degli Stati Uniti che sta per tenere un seminario e spiegare cosa è accaduto a Raccoon City 15 anni prima.
Ma ahimè, gli hanno tramutato in zombie. Giusto, perché sennò altrimenti sarebbe finito troppo tutto. Troppo facile, no? Troppo facile. E quindi da lì comincia la storia di Leon. Da lì comincia la storia. Nella seconda, Jake, ambientata nell'est europeo, abbiamo Jake Mueller, figlio del bioterrorista Albert Wesker, che scappa dall'autorità. Wesker è uno dei personaggi famosissimi della serie di Resident Evil, il cattivone. Che voi conoscete fin troppo bene. Esatto, tu lo conosci, l'hai conosciuto di persona. Benissimo, l'altro ci ho cenato, poi sono venuto a qui e ho detto, senti, scusa, c'ho la diretta. Ma troppo ti porta dietro però a sto punto. Hai ragione, punto. Però guarda, io ho visto i personaggi, non è che ero, non mi sono sentita. Allora, quindi dicevamo, Jake ambientata nell'est europeo, figlio del bioterrorista che scappa dall'autorità. Okay. Durante l'avventura Jake incontra Sherry Birkin, che è la figlia del dottor William Birkin, deceduto. Praticamente il dottor William Birkin è il dottore che potrebbe avere l'antidoto, è morto in questo sesto capitolo, potrebbe avere l'antidoto. Però pure tu con tutti sti spoiler, Anto. Ah, esattamente, sì, esatto. Disclaimer importantissimo, questa diretta non sarà spoiler free. Ovviamente vi faremo vedere tantissimo del gioco, parleremo molto anche di titoli precedenti di Resident Evil, quindi di conseguenza se non volete conoscere gli antefatti del gioco piuttosto che qualcosa legato a Resident Evil 6, cambiate canale. Esatto. Ovvero spegnete, perché non ci sono altri canali in questo momento. Diciamo quindi Birkin, che è il professore in grado di sintetizzare l'antidoto del virus, del T-virus, di tutti i virus che hanno colpito Resident Evil, è morto e c'è sta figlia qui, come si chiama, dicevamo, la figlia? La signorina Birkin. Sherry Birkin. La signorina che sarà... Quindi non è sposata, perché signorina, sì, signora. Nel caso in cui vi interessasse, un numero di telefono lo lascia alla fine. Esatto. Sì, il segretario è uno zombie, però ci conosce benissimo. Okay. Tra l'altro, il numero di telefono che lasci non è quello tuo, diciamolo, no, su. Ecco, no, perché no, altrimenti. Almeno la seconda puntata. Almeno diciamo. Facciamo un po' di puntate. Facciamo esatto. Attendere. Okay. Esatto. Allora, abbiamo Chris. Abbiamo Chris. Chris che ritorna con grande fatica all'organizzazione chiamata BSAA ed è pronto per ricombattere il bioterrorismo. Chris Redfield, altro personaggio storico della saga che vediamo in altri capitoli. Ad esempio, lo vediamo nel primo capitolo, forse nel Nemesis, no, mi sa che ho detto una cretinata, nel uno dei spin-off, esatto, sicuramente sta in uno spin-off, esatto. Esatto. E poi c'è Ada. Arriviamo ad Ada. Ad Ada ci arriviamo, tra l'altro, concludendo le storie, ma non necessariamente nell'ordine, quindi poi in realtà potete giocare come volete con i tre personaggi. E quella di Ada è un diverso punto di vista su tutte le altre tre storie, alla conclusione della quale poi riassemblando un puzzle, qui concentrato soprattutto sui puzzle, e porta alla fine del gioco. Ok. Ok, allora Ada quindi è la parte finale. Il gioco appunto ha questi tre capitoli che cercano di avere un gameplay differente in base al personaggio principale. Sì, probabilmente è consigliabile partire da Leon Kennedy. Leon Kennedy che è apparso nel secondo capitolo, Resident Evil 2, è apparso nella svolta. Esatto. E questa svolta ne parleremo anche più dopo, avanti. Nel quarto capitolo. Perché magari vi consigliamo di cominciare con Leon Kennedy? Perché è anche una sorta di fan service della serie di Resident Evil. Ci sono tutte le situazioni che avete visto spesso e volentieri nei capitoli, tipo l'apparizione di qualche nemico avversario all'improvviso, strettoie, c'è la cattedrale, vero Matteo? C'è anche tutte situazioni che si sono viste, i sotterranei, le catacombe, e non diciamo altro, esatto. Che si sono visti negli altri Resident Evil, di conseguenza una sorta di tuffo al cuore nei fan della serie. Ed è la campagna che stiamo vedendo? Ed è la campagna che stiamo vedendo. Perché in tantissimi ci hanno chiesto giustamente qual è, io ti interrompo, scusami, sì, nella chat generale, qual è la campagna che stiamo vedendo? È quella di Leon, praticamente. Sì, Leon Kennedy. Leon Kennedy, e lo stiamo vedendo su PlayStation 3. Esatto. Quindi ti do il là. Versione PlayStation 3, c'è ovviamente uscita la versione 360 e successivamente arriverà anche la versione PC. La data d'uscita del gioco, poi la ripetiamo anche alla fine per completezza, sì, per chiudere il cerchio, è il 2 ottobre, mentre l'embargo per la recensione, perché questa è la nostra anteprima esclusiva su Resident Evil 6, sarà invece lunedì alle 17. La diretta, lo diciamo, magari volete dire anche ai vostri amici, sarà disponibile invece in streaming a partire dalla fine di domenica, quindi mezzanotte di lunedì. Esattamente, fra la notte, fra domenica e lunedì. È un po' complicato. Sì, è sempre un casino da spiegare, esattamente. Sì, e andando avanti, sempre per parlare dei tipi di gameplay, la sezione invece che vede come protagonista Chris Redfield è un po' più shooter, nel senso che comunque avete già visto che con Resident Evil 4, Resident Evil 5 la serie è andata un po' a virare sull'azione piuttosto che sul survival horror classico, e quindi con Chris Redfield prende proprio questo andazzo. Ci sono tantissime sparatorie, munizioni in abbondanza e sezioni dove viene messo in luce il sistema di combattimento, il sistema di controllo, le sparatorie e quant'altro, tutte le armi classiche della serie. Ci sono i boss, ci ritorniamo anche dopo ovviamente perché vi faremo vedere alcune sezioni proprio di Chris Redfield. Abbiamo poi Jake, che è questo personaggio un po' meno famoso comunque, però un po' fa
piacere a Pierpaolo perché è pelato, tantissimo, perché è pelato. Io quando vedo un pelato non mi sento solo, quindi sono contentissimo della cosa. Esatto. E Jake invece c'è la caratteristica di avere proprio tra le funzionalità, tra le armi, i pugni. Nel senso, si possono proprio selezionare i pugni per attaccare i zombie nemici. Sì, diciamo un po' più focalizzato, cioè hanno spinto sul combattimento corpo a corpo, corpo a corpo, dandogli proprio come arma speciale ai combattimenti extra. Quindi diciamo un po' più focalizzato a questo aumento di stamina, perché non so se poi ci torneremo, c'è questo fatto per evitare di spammare troppo con, esatto, i colpi colpo a colpo. Vabbè, sto sbagliando tutte le R e le L. Praticamente c'è questa stamina, quindi bisognerà essere molto tattici per evitare che si consumi troppa stamina a combattere corpo a corpo, e quindi in questo caso perdere proprio la gestione del personaggio dei nemici, visto che di munizioni, come da tradizione della serie, non si abbonda. Si abbonda a seconda del personaggio. Nel senso, ci sono sezioni più survival horror. In realtà, nell'accezione di Capcom, il survival horror adesso è la scarsità di munizioni, esatto, tanti nemici, strettoie, senso di angoscia, ansia che appunto. Analisa, tu lo giocheresti mai un titolo del genere? Oppure un gioco del genere non dormirei di notte. Esatto. Per giocarlo? No. Proprio te lo sogni di notte. Te lo sogno di notte. E quindi assolutamente no. Io vi interrompo soltanto per una cosa, perché visto che lo stavano chiedendo, era partita questa discussione generale su quale sarà il voto, quanto gli avete messo, eccetera, eccetera. Quindi se vogliamo dare un po' di disclaimer... Assolutamente no, questa è una prova in anteprima. Noi ovviamente abbiamo già finito il gioco, abbiamo già scritto la recensione, però questa non è una diretta di critica del titolo, perché ovviamente c'è un embargo sulla critica, ripeto, lunedì alle 17. Quindi qui vi daremo tutte le nozioni sul titolo, vi faremo vedere, lo giudicherete da soli, veramente dopo un'ora e mezza, due ore di diretta, conoscerete vita, morte e miracoli. Esatto. Però per quanto riguarda il voto finale, giudizi specifici, aspettiamo la recensione. E non solo, perché faremo vedere mezz'ora, più o meno l'inizio delle tre campagne, lasciando fuori quella l'ultima, sbloccabile, anche per una questione di spoiler, perché ci sembra un po' eccessivo. Magari vi ritroviamo sotto casa con quei forconi, perché non comprate più il gioco, perché l'avete già visto in tutti i dettagli. Detto questo, per quanto riguarda la campagna di Ada, che appunto non vogliamo mostrarvi, Ada, come diceva bene anche Annalisa, vi mostra un punto di vista differente sulla storia dei tre personaggi. Di conseguenza rivivrete alcune azioni, alcuni pezzi di storia già visti, ma dal punto di vista di Ada. E anche il gameplay in realtà cambia un pochino, perché si passa un po' più sulla parte puzzle, e fa anche tanto piacere magari ai vecchi fan del gioco, perché comunque ci sono dei puzzle fisici, ambientali, probabilmente i puzzle più elaborati del titolo vero e proprio. E poi si arriverà quindi alla fine, ci sarà un finale, ma in realtà, come Matteo poi scriverà anche in fase di recensione, ogni capitolo ha un finale ben distinto, nel senso comunque sarà conclusivo per la storia del protagonista principale. Soprattutto quella di Chris Redfield è molto molto bella, molto molto epica. Quindi è importante dire assolutamente anche questa cosa qui. Assolutamente. Io ne approfitto ancora, ogni tanto ti rubo la parola per ricordarvi che stiamo sì seguendo la chat generale, comunque ci sto buttando un occhio, siete anche molto simpatici, vi state divertendo. Però le domande vere e proprie ovviamente verranno fatte su Twitter come di consuetudine, quindi seguiremo su Twitter. Anzi, siccome comunque siete un po' tirchietti, un po' stitici questa sera, vi ricordo, fateci delle domande su Twitter, perché se sono belli spunti qui ne discutiamo. Particolare, e per andare un po' in là alle domande, direi, Annalisa, prima di parlare del quinto capitolo, del documentario, di passare direttamente alle domande date dagli utenti, a diretta@multiplayer.it ci avete mandato tantissime domande, ne abbiamo scelte tre, rappresentative un po' di quanto avete chiesto. Ne abbiamo scelte tre, sì. E la prima è di Carrus, che ci dice che i giocatori sono divisi fra i puristi della serie e chi invece apprezza le nuove meccaniche di gioco. E questo capitolo promette di soddisfare entrambe le parti, ma dalla demo rilasciata sembra aver creato solo più preoccupazioni, perché pensava al ritorno al fascino survival horror della saga. E se potete chiarirci meglio i dettagli su cosa dobbiamo aspettarci. Ci aggiunge oltretutto che la versione in PC sarà rilasciata con adeguato lavoro di porting pienamente ottimizzato. Dobbiamo aspettarci un nuovo Resident Evil 4 Dark Souls, che avevano fatto veramente il disastro totale proprio. Allora, la demo sicuramente è indicativa della qualità del prodotto finale, anche se poi ovviamente è un piccolo estratto. Come ben sapete, un titolo come Resident Evil va valutato nella sua interezza, perché fa tantissima leva sulla storia, no? Sulle situazioni epiche, sui momenti di paura, di angoscia.
Rispetto alla demo, sicuramente diceva Matteo che c'è più tiri, cioè la demo c'è più, nella demo c'era più tiring. Tecnicamente sembra esserci stato un po' di salto rispetto alla demo. Matteo ce lo potrà confermare a livello di tiring, di frame rate. A livello veramente tiring e frame rate è decisamente più stabile. Soprattutto il tiring è molto meno visibile ora rispetto alle demo rilasciate. Che vocione che c'ha Matteo oggi, sei impostatissimo. C'è la voce tipo che c'ha il subwoofer nelle chiavi. Adesso entriamo nell'ascensore, ragazzi. No. Tra l'altro è ovvio che ci sono dei miglioramenti, di solito in questi casi sono miglioramenti tecnici, il gioco è quello, non è che diventa al finale diventa uno shooter. Ovviamente Resident Evil 6 segue la struttura del quarto e del quinto capitolo. Esatto. Quindi c'è stata una svolta da survival horror puro a titolo comunque che fa grande leva sulle parti action. Detto questo, sicuramente tra i Resident Evil con più contenuti in assoluto, rispondiamo a una delle domande che arriverà. Matteo l'ha finito in circa 25 ore. Circa abbondanti. Abbondanti, 25 ore. 25 ore, abbiamo a che fare con quattro sezioni, quindi ognuna composta da 5 capitoli di durata variabile. Variabile, da un minimo di un'ora a un massimo di due ore e mezza. Esatto, comunque variano. 25 ore sono tantissime. Livello di difficoltà, ne approfitto per quattro livelli di difficoltà che hanno nomi specifici, quindi tipo ricordo i giochi di software. Sì, agente, veterano, eroe, il primo è... Tutti sbloccati o bisogna sbloccare? Sono tutti sbloccati almeno. Sì, sì, tutti selezionabili. Sì. Possiamo dire 25 ore l'hai giocato, a che livello di difficoltà, anche perché è un riferimento? Agente, a quello medio. Ok. All'interno. Medio basso, medio alto? Medio, proprio alla metà. Se 4? Alla metà esatta. E qual è la metà di 4? 2. È il secondo. Medio basso. Medio basso. Però è medio. Perché stiamo a parlare di medio basso e medio facile, alto. Normale. Potremmo fare una super diretta. Molto difficile. Sulla difficoltà, vai. Ok, quindi 25 ore dicevamo, quindi grandi contenuti, ovviamente c'è una modalità teatro, dove è possibile rivedere tutti i filmati come abbiamo fatto noi all'inizio della diretta, per fare la cosa un po' più epica. Abbiamo mostrato... Siamo stati qui per 20 ore a vedere tutti i filmati noi prima che iniziasse la diretta. No, sono selezionabili, sono davvero tanti. Sono tanti, molto. Una trentina, una quarantina tranquillamente. Mentre Matteo gioca sempre la sezione di Leon Kennedy. La versione PC ci è stata chiesta sempre da Icarus. Esatto. La versione PC arriverà confermata successivamente al gioco, perché gli sviluppatori hanno detto di voler finire prima la versione console e quindi lavorare sulla versione finale, quella più ottimizzata, per creare quella PC. Quindi ci si aspetta una conversione sicuramente migliore rispetto a Resident Evil 4, Devil May Cry ancora prima, Dark Souls. Non sappiamo ancora quando esce, presumibilmente qualche mese dopo. Sì, ce la faccia? Qualche mese? Dici non entro fine anno? Secondo me entro fine anno. In ogni caso possiamo già dire che sicuramente Umberto, cioè ne faremo uno speciale dedicato alla versione PC sicuramente. E sicuramente non avrà quella conversione becera di Dark Souls dove c'era la risoluzione bassissima, bloccato a 30. No, io speriamo. Mi sento confidente nel. Hai fatto tu chiacchiere. Esatto, ho parlato io col tipo e tutto quanto. Annalisa. Andrei con un'altra domanda. Vai. Apparentemente più facile, ma forse no, eh? Vediamo. Qui Pasquarello ci chiede: secondo noi come Pasquarello. Mai la Pasquarello. Anche il caffè, Pasquarello. Anche il caffè. Ma fa pensare all'uovo, quello lì. Secondo me fa solo quello. Chiede come mai, secondo voi, la saga di Resident Evil ha avuto così successo nella storia dei videogiochi? Perché probabilmente, dal mio punto di vista, è proprio come è impostata. Innanzitutto ha inventato un genere, e questo non è da poco, nel senso che non esistevano titoli in 3D con quella atmosfera, con quella angoscia procurata, con quella storia anche. Diciamo che c'è un parallelo forte con Alone in the Dark, primissimo. No, che... Assolutamente, dopo lo scopriremo, questo parallelo, perché comunque ha ispirato assolutamente Alone in the Dark. Diciamo un po' ispirati a vicenda, secondo me, ognuno prende qualcosa dall'altro. E quindi ovviamente aveva una storia bellissima, una grafica eccezionale per l'epoca, appunto questa atmosfera incredibile. Ha avuto successo, è stato convertito su tantissimi sistemi e poi Shinji Mikami, che è stato il creatore della serie insieme a tanti altri, ovviamente sono molto famosi, mentre è caduto si è smontato un pezzo di studio. Avevo un regalo per voi, non ce l'ho più. Esatto, si è smontato un pezzo di scenario dietro Annalisa. Quindi ovviamente sono usciti dei capitoli successivi che hanno migliorato la formula, hanno resa ancora più bella, hanno venduto tantissimo, di conseguenza ad oggi Resident Evil è un titolo ancora super acclamato, in diretta ci state seguendo tantissimi, sono usciti dei film. Tu l'hai mai visto un Resident Evil sotto forma di film oppure anche lì? A me è bastata la presentazione in demo. Ok,
Quindi sono zero, manco il film. No, perché io i primi 5 minuti ci sto. Poi tutta l'ora successiva sto dietro al divano. Ok, quindi, perfetto. Quindi niente. Quindi l'hai niente. Visto dietro al divano il film, sì. Ok. Ancora, andiamo avanti assolutamente. Andiamo avanti, abbiamo un'altra domanda, terza e ultima, non meno chi importante. Chi ce la fa? Ce la fa Luggiani. Ah. Luggiani è di questi vari, di queste parti. Di Terni e di Dorni. C'è la famosa citazione Matteo di Terni, giusto? Nel film di con quale? Con cosa? Che ne so. Approfittiamo di Monica Bellucci che lei faceva colpo grosso. Sì, ma era di Foligno. Scusami. Era molto lei, no, molto città di Castello. Città di Castello. Ma lei è di Città di Castello. Lei è di Città di Castello. Dove sei di Terni proprio? Io Terni centro. Sono proprio stata al centro del Terni. Nata e cresciuta a Terni. Sopra il pennone. Nata e cresciuta a Terni. Aspetta che qua parto subito le battute. Subito i commenti che mi danno. Diciamo. Allora, qui Luggiani che ci chiede Luggiani? Quali sono i vostri capitoli preferiti in assoluto della serie? Per Paolo. Sicuramente il primo. Io sono stato un grandissimo amante del primo, un po' il secondo, poi è subentrata la fase un po' di stanca, un po' di ansia eccessiva e io fondamentalmente ho mollato. Sono sincero, ho giocato anche il quarto. Mi ha entusiasmato, però c'è sempre quel problema del ricordo passato che era un'altra cosa. Il quinto non l'ho digerito, posso dirlo tranquillamente. Io il quinto l'ho iniziato, ho giocato 2-3 ore, stop. Matteo, tu invece? Io ho giocato molto al primo capitolo, anch'io il secondo l'ho apprezzato, ma non troppo, nel senso che il ricordo del primo era, insomma, troppo superiore. Non potevi più fare nient'altro. Il terzo capitolo non l'ho giocato, il quarto l'ho, come si dice, adorato alla follia, e il quinto anch'io non mi ha lasciato un gran ricordo. Quindi il terzo non l'hai giocato, magari poi il contributo. Matteo che fa? Parlo del terzo. No, bellissimo. Assolutamente no. No, scherzo, io invece assolutamente... Ma tanti mi sono piaciuti, ovviamente il primo è stato una novità per tutti e l'ho giocato in giapponese con la guida davanti. In giapponese anche la guida? Certo, inglese o italiano, una roba del genere. Il secondo per me è bellissimo con la doppia storia. In francese? No, italiano. Il terzo in tedesco? Vabbè, vai. Il quarto è napoletano. Che l'hanno fatto ok, dai. Esatto, assolutamente, poi il quarto capitolo, la svolta è incredibile. Eh sì. Dove l'hai giocato il quarto? Su Wii? GameCube. Ok, scusami, GameCube. Su GameCube volevo dire, sì, perdonami. Sì, sì, sì. E poi mi ricordo con tanto piacere, tanto non se ne parlerà, questo Code Veronica, sì. Che è stato fantastico su Dreamcast, infatti davvero. Un altro dei capitoli bellissimi. E quando è arrivato su PlayStation 2, era il periodo in cui le conversioni PAL dei titoli PlayStation 2 avevano problemi di... proprio di segnale video, nel senso che ci stava l'RGB, esatto. 50 Hz, quindi tutti i titoli andavano lenti, sì. Cioè rispetto alla versione americana i giochi andavano più lenti, quindi terrificante, avevano ribattezzato cosa. Tipo Blob Veronica invece che Code Veronica, Blob che si muoveva tipo sott'acqua. Detto questo, questi sono i nostri capitoli, possiamo andare avanti, nel senso le domande, le domande sono finite. Grazie Anisa, te puoi andare, non scherzo, ritornerai, fra poco parliamo anche dei prequel di Resident Evil, invece è arrivato qualcosa interessante? Sì, ci sono una manciata di Twitter. Domande abbastanza interessanti su Twitter, se mi permetti io ne farei un... Ti permetto. Allora, Alex ne fa due praticamente collegate, cui Matteo può rispondere molto velocemente. Andiamo. Allora, la prima chiede... in qualche modo la campagna, una o tutte le campagne, si ricollegano alla trama del Resident Evil 5... Qual è il collegamento con Resident Evil 5, quindi non all'interno del 6? Allora, come ho detto prima, Resident Evil 5 io non l'ho giocato, ma fondamentalmente non ci sono, esatto, collegamenti diretti. No, si è può successivo in termini di anni. Temporali, ma è da intendere come uno stand-alone vero e proprio, insomma. E l'altra domanda che faceva collegata, lui dice, nel corso delle campagne ci sono scelte che influenzano in qualche modo il proseguo del gioco o addirittura hanno ripercussioni sulle altre campagne? No. Neanche quella di Ada, cioè quella di Ada si sblocca, appunto, non è che a seconda di come completato le altre si sblocca in modo diverso? No. Ok. Io ne ho ancora diverse. Vai. Allora, così di seguito chiede, famoso nome e cognome, che salutiamo... C'è ogni campagna ha la sua difficoltà? Oppure tu scegli la difficoltà all'inizio e te le fai tutte con quel livello? No, si può scegliere il livello di difficoltà campagna per campagna. Per campagna. E dentro la campagna puoi cambiarlo al volo, tipo dal menu? No. In città? Ok. Eccolo l'Antonio che tutti ci ricordiamo. Mamma mia. E poi l'altra cosa è sempre Michi di Bella, un po' domande un po' più generiche. Quanto è problematico non aver giocato i capitoli precedenti? Perché naturalmente abbiamo tantissimi ascoltatori giovani che praticamente al massimo hanno giocato solo il 5. Quindi questa generazione. Possiamo dirlo anche noi, ovviamente, ne abbiamo parlando. Esatto. Nel senso che, ovviamente, Resident Evil pone le sue basi sulla storia, però è impensabile che al giorno d'oggi voi rigiochiate tutti i capitoli. Non ce n'è bisogno. Nel senso che su internet esistono tanti wiki che vi spiegano per filo e per segno la storia. Potete tranquillamente giocare Resident Evil 6 perché comunque a sé stante c'è il tutorial.
tutorial capite esattamente il sistema di controllo. Poi, qualora la storia vi abbia magari colpito particolarmente, potete approfondire un personaggio piuttosto che l'altro. Vi abbiamo detto prima, c'è ad esempio Leon Kennedy che proviene dal secondo capitolo e dal quarto capitolo, di conseguenza potete magari approfondirli e fare qualcosa. Ovvio che potete recuperare qualche titolo precedente, esatto, senza alcun problema. Io, se mi dai tempo, io ce n'ho ancora qualcun altro. Allora, sono tutte domande abbastanza precise. Fabrizio Nardi chiede se c'è un inventario comune tra i personaggi che è accessibile quindi fuori dal gioco, fra virgolette, come avveniva Resident Evil 5. No, cioè, no, non c'è un inventario comune, c'è il discorso delle abilità che è possibile comprare come se fossero dei veri e propri perk, che possono essere ridistribuiti anche all'interno del gioco in game e sono comuni alla partita. Quindi su... Scusami, vai. Prego, sì, però volevo una cosa riguardo all'inventario, adesso... Se mi dai un secondo ti faccio pure un'altra domanda, che lui chiede, quindi ovviamente non c'è lo scambio fra giocatori, naturalmente, perché se non c'è un inventario fuori non puoi passare... No, non c'è. A posto. Stavo dicendo, siccome questa qui è, per farvi vedere le tre storie, sono passato attraverso la scelta dei capitoli... E adesso il gioco tiene traccia di tutte le armi sbloccate dall'inizio alla fine della campagna e dei proiettili acquisiti. Per questo vedete un inventario particolarmente sostanzioso. In realtà, esatto. In questo momento della campagna, io sto tentando di utilizzare sempre la pistola, in questo momento della campagna i proiettili sono pochi e si ha solo la pistola. Le altre armi si ottengono più avanti, non è facile, col gioco. Chiudendo la, perché poi andiamo sulla campagna di Chris, esatto. Vorrei un attimino però parlare anche qui, allora, poi andiamo sulle domande, sul gameplay della campagna di Leon. Abbiamo detto che quello è un po' più fanservice, no? Ci sono diverse situazioni che ricordano gli altri episodi di Resident Evil. Quindi, come sono i zombie? Nel senso, sono comunque zombie un po' più lenti. Su cosa pone l'accento questa parte del allora, gioco? Questa parte della storia di Leon, diciamo una parte iniziale ma non troppo, per diverse ore, non per tutta la durata della sua campagna, ci sono molti livelli, tra virgolette, ispirati ai vecchi Resident Evil. Dico ispirati perché ci permettono di rivedere tante ambientazioni viste in passato. Gli zombie, le situazioni di combattimento come sono? Allora, gli zombie sono quelli classici. Ci sono zombie che strisciano, li avete visti prima, e anche zombie che ci attaccano, che hanno delle armi, non da fuoco in questo caso, ma hanno delle pale, delle bottiglie, delle catene, e che addirittura delle pale? Pale, proprio pala. Zappa a terra. Pensavo, sì, la pala. Infatti è possibile effettuare... È possibile scavare a terra. Una kill istantanea, rubandogli la pala e tagliandogli la testa. Se dovessimo quantificare... Ci sono anche i che ti saltano addosso. Ok. Il tipo di azione è più da shooter, più survival, un mix delle due? Fondamentalmente le basi sono quelle dello shooter. Però da un certo punto di vista, vista l'ambientazione per lunghi tratti, potremmo parlare di survival, però il cuore di tutte le campagne è ovviamente lo shooter, in dose minore rispetto alle altre due. Comunque va bene, poi dopo andiamo nel dettaglio sul sistema di controllo, ma magari sulla campagna di Chris. Pierpaolo, c'è ancora qualcosa di interessante? Ancora qualche cosa di interessante, un paio me li tengo più avanti, ci sono argomenti che tratteremo. Sempre Alex voleva sapere qualcosa sui salvataggi, sono limitati, checkpoint automatici. Checkpoint automatici, quindi non puoi salvare a parte in modo manuale? Beh, se il gioco salva se uno esce, magari portandoci anche un pochino indietro. Ok, mentre intanto ti consigliamo a questo punto, torniamo, Ale, se torni da noi dentro, tu cominci a cambiare campagna, Matthew. Entra in camera. Esatto, entra in camera, addirittura un primo piano solo su di me. Dicevo, l'altra domanda che ti faccio mentre stai cambiando, Andrea Melis, e ne approfitto che fa doppia domanda, su 360 quanti DVD è? Noi non l'abbiamo provato su 360, ma ricordo che mi sembra sia arrivato un solo DVD, dico bene? Guarda, io oggi, vedendo un po' in giro, mi sembra di aver visto che in rete parlavano di due... Non ce l'abbiamo su il codice 360? No, è arrivato il codice PS3. Ho detto una cretinata, mi sembra di aver visto immagini di doppio DVD disco. Però insomma noi non ci è arrivato, quindi non possiamo verificare esattamente. Perfetto, e l'ultima è su PS3, se l'ha installato, visto che stiamo facendo vedere quello PS3, cioè no, non ha richiesto installa tutto in streaming sfruttando il problema. È una di quelle domande tipiche che ci fanno sempre, esatto, sono molto per interessanti. Per scaricarlo tarocco, io ne avrei altre, però vabbè, andiamo avanti. Esatto. Annalisa, io invece ti vorrei chiedere un po' di cose. Quanto sei proprio, pensi a male nei nostri ascoltatori consulenti.
consumatori. Scaricano i giochi tarocchi. No, Resident Evil 5, nel senso che questo è il diretto discendente in termini ideali del quinto capitolo. Come è andato, quando è uscito, ormai quanti anni sono passati? Allora, speriamo che sia il degno erede di una saga che già ha venduto milioni di copie. Ne ha venduti 3 milioni e mezzo Resident Evil 5 ed è uscito il 5. No, più di 5 mi sa. 5 e mezzo milioni di copie. Scusate, ed è uscito il 5 marzo del 2009. La versione per PC è uscita il 18 settembre del 2009 ed era stato annunciato il 20 luglio 2005, quindi più di 4 anni per lo sviluppo. Sono stati più veloci stavolta. Sono stati più veloci, questa volta è stato annunciato più tardi. Come è stato ricevuto da critiche? È stato ricevuto con ci sono state diverse critiche, una riguarda il presunto razzismo con cui vengono trattati i personaggi, gli avversari in questo caso del gioco, perché è stato si svolgeva in Africa. Purtroppo questi zombie avevano sembianze troppo umane ed erano tutti aborigeni, quindi esatto. Questo ha scatenato tutta una serie di lamentele. Il personaggio principale era bianco. E quindi era un po' un ritorno. Questa sfida Laringo non è piaciuta granché. Ok. E invece la critica? La critica dice che si è trattato di un videogioco troppo d'azione, ha ripreso troppo le meccaniche del predecessore. Quindi adesso un po' speriamo, troppo. Sì. Ok, quindi per quanto riguarda soprattutto il razzismo, ricordo c'è stata una grande polemica. Sì. Incredibile, addirittura si è messo in mezzo. Non so se ne possiamo parlare. Sì, come no. Super sterile per quello che mi riguarda, perché non è possibile che non si possa. Cioè, dopo 4 capitoli in Africa, non si può stare. Il resto del mondo va in Africa, non si può. Cioè, incredibile, esatto. Abbiamo ammazzato migliaia di bianchi, di cinesi, di giapponesi, di ogni razza nei giochi. È incredibile, solo siccome ambientato in Africa devi ammazzare persone di colore. È l'eccesso di politica. Sì, ricordo, là, diciamo, quello è estremo. Come diceva bene Annalisa, hanno sfruttato il fatto che forse per la prima volta i zombie erano molto più vicini. La sembianza era troppo umana. Però era una cazzata, molto contestabile, anche perché poi ne parleremo dopo. Forse c'è una sorta di filone che vede i zombie nascere anche sulle storie di Haiti e esatto, di conseguenza esatto. Fa tutta questa montatura per fare un po' polemica. C'è sempre la polemica. C'è sempre polemica, c'è sempre polemica anche, se non sbaglio, c'è polemica anche sempre su Miss Italia. Purtroppo non sbaglio. Un giorno ci potresti raccontare. Vogliamo far raccontare un po'. Le vicende sono tipo queste di Resident Evil. Vai. Gli squartamenti sono simili. Tu hai partecipato a Miss Italia. Io ho partecipato a Miss Quante Italia, edizioni? Sì. Addirittura 3, se non sbaglio. 3 edizioni, 2 da finalista. Esatto. Sì, sono arrivata, sì, sono stata la, come diciamo, no? L'ultimo personaggio della saga, esatto, l'ultima campagna. L'ultima saga di Miss Italia. E tu hai partecipato, cioè sei tornata da pochissimi giorni, se non erro. Sono tornata, sì, da nemmeno 20 giorni. Sono stata la 20 giorni. Sei stata la finalista in questa edizione? Sono stata la finalista in questa edizione. La faccia. Senti, ovviamente non è tutto oro quello che luccica. Ovviamente non ti chiediamo di raccontare cose dietro, diciamo, le quinte. Le cose belle sono sempre fatte da cose belle e cose brutte, no? Le cose che lasciano ricordo sono sempre belle e brutte insieme. Io ce l'ho avuto entrambe, quindi... Ovviamente la parte così. Che si vede, diciamo, finale, come la diretta, no. Perché dopo ci picchiamo noi dopo. Esatto. Come tutte le cose, la parte più bella è il backstage. Ok, il backstage. Quindi... Ok. Comunque, il clima com'è? Cioè, una cosa a me è sempre interessata. Il clima com'è? Perché di solito voi ragazze, quando vi assemblate siete tutte super velenose. Il clima è sempre super competitivo, infatti. Però ci sono dei microambienti in cui si sta bene, si impara a sopravvivere. Ci sono delle persone normali, ragazze normali, che conducono una vita normale, che si ritrovano a Miss Italia e comunque restano normali. Ma si creano amicizie che durano al di fuori di Miss Italia? Sì. Oppure non cioè, no, si creano poi per le distanze territoriali, non si... poi magari si coltivano con più difficoltà, però ci sono. Io ne ho avute due. Comunque, sei fantastiche compagne di camera. 4 anni hai detto, hai fatto? Tre edizioni. Scusami, e sei tornata sempre con piacere, suppongo. Sempre con piacere. Però mi sa che è l'ultima. Però è l'ultima. Getto la spugna, che è stata una bella esperienza. Ho un'età, se no faccio la fine degli zombie. L'età. Vedi Matteo. Ah, perché l'età è il problema? L'età è il problema. Ah, perché per l'ingresso, altrimenti la selezione. Sì. Purtroppo il 27 è il tetto limite. Ok, ok. Quindi sei sotto i 27. Io sono sotto i 27. Non si dice mai. Non si dice mai di una signorina. Ecco. E senti, qualcuno ci ha provato, cioè com'è l'ambiente dello show? L'ambiente è, allora, l'ambiente è bellissimo, poi l'ambiente televisivo poi è affascinantissimo e questo senza che ve lo dico, lo sappiamo, adesso siamo dietro le telecamere, esatto. Quindi lo potete confermare anche voi. E, nonostante questo poi ci sono sempre un po' le polemiche legate al concorso, arrivisti, ma poi... quelle poi bisogna lasciarle stare, nel senso devi vedere raccomandazioni, quello che viene, eccetera, eccetera. Genitori che rompono, che no, magari sono troppo... No, assolutamente non ci sono raccomandazioni. Non immagino, sì. E che cos'è quel mirino laser sulla testa? Non lo so.
Immagino. Oh, prima mi hanno mancato, hanno preso il videogioco. Non è caduto tutto, esatto. Siccome dopo abbiamo anche il video dietro le quinte di Annalisa, però lo portiamo più avanti. Direi di andare avanti con appunto la campagna di Chris Redfield, abbiamo detto appunto che uno dei protagonisti è un bel ragazzo. Era lui che, quello che correva nella casa insieme a Jill Valentine. Bravo. E altri, anche Wesker, perché Wesker è un bellissimo nome, Jill Valentine, mi piace proprio. Piace, ma Valentine è pure tipo quello della Poltrona per due, sì, proprio di, bello, di Eddie Murphy, no? Fantastico, quindi, non so perché. Esatto, quindi in realtà è uno dei primissimi personaggi carismatici della serie. E se vi ricordate appunto del primo Resident Evil, lo vediamo anche dopo probabilmente nel contributo, un po' di hype nel contributo, c'era anche Wesker, nel senso che all'inizio sembrava essere anche un personaggio buono e poi in realtà diventa la nemesi di tutto, il cattivo di tutto, spoiler. Cose tipicamente giapponesi, i giapponesi hanno tantissimo questa cosa, di solito nelle loro storie che raccontano, no? Un po' questa paranoia del buono che tende a diventare molto cattivo o viceversa del cattivo che alla redenzione diventa uno dei più super buoni, insomma da tantissimi videogiochi a tantissimi manga c'è sempre questa cosa fondamentalmente. Matteo, tu questa è la parte iniziale di questa Chris Redfield? È la clip iniziale che racconta un po' come il vecchio Chris, stanco della guerra, è diventato un ubriacone perché si sente addosso il peso. Perché sei ubriacone anche tu ma non hai fatto la guerra? Beh, non sono ubriacone. Si sente addosso il peso della colpa e quindi inizia a bere per dimenticare quello che è successo prima di questa scena, che poi vedremo, ma non ora. C'è appunto questa, e quindi lui è recalcitrante. Non usare questi paroloni! È recalcitrante, quindi c'è il bel Pierce Nivans che tenta di riportarli in squadra per continuare il lavoro. Una cosa tipicamente americana, possiamo dire, in questo caso. È una scena, insomma, tipica e... Pierpa, spero che non tu hai preparato, siccome non abbiamo poco da dire, direi di agganciarci al fatto che questo è uno dei pochissimi titoli di Resident Evil doppiato completamente in italiano. Assolutamente. E quindi, se mai voglio fare un excursus anche passato, quali sono stati i titoli doppiati in italiano? E tra l'altro interessantissima questa cosa che mi chiedi, perché non tanto perché mi cogli impreparato ovviamente, quanto perché ci riagganciamo una manciata di domande, in cui tra cui Salvatore 87, tantissimi hanno chiesto se si può giocare in inglese con i sottotitoli in italiano, tra cui questo Salvatore 87. Allora, non abbiamo fatto la prova, però leggendo nel nostro forum, gli utenti che già hanno il gioco, perché magari qualche sono andati in Polonia a comprarlo, magari qualche piccolo negozio, non la grande distribuzione, hanno già rotto il day one, perché può succedere, ho letto che non c'è la possibilità di impostare l'inglese e i sottotitoli in italiano, per dire. Comunque il doppiaggio è di tutto rispetto. E ci riagganciamo proprio come mi hai chiesto te, Antonio. Allora, è il primo gioco della serie regolare, esattamente. Chiamiamola regolare. Esattamente. La cosa, ci sono un po' di cose particolari, perché in realtà il primo Resident Evil completamente doppiato in italiano è Revelations, quello uscito inizio anno per 3DS, quindi c'è questa cosa abbastanza particolare del prima volta che è stato speso del soldo da Capcom per avere finalmente il doppiaggio, insomma il parlato in italiano, è stato per un capitolo portatile, tra l'altro per 3DS, che non è proprio la console per definizione con il miglior comparto audio. Poi è stata la volta di Operation Raccoon City, quindi quello uscito abbastanza di recente, poco prima dell'estate, PC via serie 360, e quindi adesso con Resident Evil 6 è il primo capitolo appunto della serie regolare totalmente in italiano, doppiaggio eccezionale, tutti e tre appunto questi che hanno fatto il doppiaggio uscito nel 2012. Al volo butto qualche nome: c'è l'immancabile naturalmente Moneta, Claudio Moneta, lo stesso di Mass Effect 1 e 3. Shepard perché si è fatto male, tipo si è fatto incidente con la moto durante il 2 che l'avevano sostituito in corsa e l'hanno ripreso per i capelli al 3, che fa Chris, tra le altre cose fa Chris Redfield, tra l'altro persona, insomma, oltre ad aver fatto videogiochi naturalmente un doppiatore anche di film eccetera, ed è molto bravo ed è il buon Kakashi di Naruto, per chi di voi segue Naruto. Poi abbiamo Leon Kennedy, invece fatto da Alessandro Rigotti, che è un doppiatore un po' meno conosciuto ma assolutamente altrettanto bravo, ed è, per chi ha giocato ad Assassin's Creed, il doppiatore di Desmond Miles, è fatto proprio da Alessandro, che tra le altre cose, rimanendo in tema di Naruto, fa anche Sasuke o Sasuke, a seconda di come utilizzate l'accento più o meno giapponese. Le ultime al volissimo, due donne prese al volo, Adriana Idovolet, che senso prese al volo? Al volo mentre passavano. Devo leggere perché non mi ricordo tutte per nome e cognome. Adriana Libretti, che fa Helen Harper, che è
la mitica Castalia dei Cavalieri dello Zodiaco. Porca, quindi passiamo proprio mille. Alisa, tu cartoni animati? Sì. Tutti. Cavalieri tutti. Dello Zodiaco? Tutti, tutti quanti. Castalia? No, non mi chiedere nomi perché. Allora, Castalia era famosissima, quella che poi si innamorava di Pegasus. Dai, che c'era la storia d'amore. Sì, dai, mamma mia. Sta prendendo per i fondelli alla grande. E proprio. Poi arriviamo a Patrizia Scianca, che è un'altra poco conosciuta, ma è una doppiatrice abbastanza specializzata nelle voci di bambini. Infatti, ha fatto Goku, Gohan e Goten in Dragon Ball quando erano bambini. E in questo caso fa proprio Ada Wong. Ok, Ada Wong, quindi la quarta. La quarta, esatto, che è una donna cresciuta, non è una bambina, possiamo dire. Per quindi, spoiler. Finalmente ha cambiato un po' genere sta ragazza. Allora, Matteo, in realtà io ti stopperei subito per illustrarci un po' il sistema di controllo. Allora, il sistema di controllo di base è quello classico. Con L1 si mira, con R1 si spara, premendo i bumper ovviamente, premendo R1 senza il tasto di mira, quindi senza L1, è possibile fare il colpo. Fare i colpi corpo a corpo. Però vedete, c'è un perché. Tra la barra grande dell'energia e quella dei proiettili, che è quella più in basso, c'è una barra in mezzo. Quella è la stamina. Che ne parlavamo prima? Dipende anche lì. È un po' come regime. Facciamo stamina che suona più. Oppure stami. Più action, stamina. Per me stamina, però va bene. Va bene, uguale. Stamina. Per evitare di innescare situazioni da picchiaduro, dopo un po' questa stamina tende a terminare, ad esaurirsi. E quindi bisogna assolutamente fermarsi, anche perché dopo un po' il personaggio si limiterà a dare dei calcetti sugli stinchi, proprio letteralmente. Per ovviare a una situazione di pericolo in cui si è circondati, e lo si è molto spesso, e non si ha più energia, è possibile, premendo L1 o R1, fare questo quick shot, che è una sorta di colpo automatico che colpisce il nemico più vicino, che ci può dare lo spunto necessario per scappare via. Altre mosse non... che... Vai. Cosa? Sì, no, altre mosse che, cosa è possibile fare? Che possiamo fare tenendo premuto il tasto X si corre, L1 e X ci si abbassa. L1 più X ci si abbassa? Esatto, si può fare anche la corsa e la scivolata. E la giusto, scivolata, assolutamente. Ci sono alcuni enigmi ambientali, sì. Problematiche. Anche in salita la fa. che è molto realistica. È la scivolata in salita. Perché era l'unico spazio libero. Poi, ovviamente, visto che il corpo a corpo con tutti i personaggi è importante, è possibile eseguire delle kill istantanee quando i nemici sono girati, oppure kill istantanee se sono a terra, e anche delle vere e proprie contromosse. Se spingiamo R1 nel momento esatto in cui il nemico ci attacca, è possibile afferrarlo e quindi con buona probabilità ucciderlo direttamente. Se non lo si fa, comunque è tramortito per un buon 80% e con R1 lo si uccide. Vabbè, allora... Ovviamente a seconda dei nemici non basta un calcio, necessitano anche molti più calci, cazzotti e quant'altro, quindi non sempre una combo di soli calci può uccidere un avversario, e quindi conviene gestire bene i proiettili e il corpo a corpo. Ti faccio una domanda, anche se probabilmente poi si ricollegherà alla questione tecnica, ma tantissimi me la stanno facendo, se eliminiamo questione telecamera, tutti dicono mamma mia quanto sta vicino al personaggio protagonista. È vero. Esatto. Allora, è vero. Resident Evil innanzitutto da partire dal quarto capitolo diventa full 3D, nel senso che c'ha il controllo della telecamera sul analogico destro, esatto. Che è una cosa nuova, ben voluta, attuale, diciamo. Sì. Il problema appunto è che Matteo può confermarci, visto che l'ha giocato tantissime ore, e comunque è un problema che molti hanno riscontrato con la demo. Sì, esatto, diciamo che è troppo ravvicinata, sì. Anche se ha ormai una nota particolare, cioè peculiare, diciamo, di Resident Evil, non c'è propriamente, sarà più che altro sempre se si può spostare, cioè si può allontanare, perdonami. No. Cioè si può solo si muovere la spalla, ovviamente si può fare il movimento circolare, sì, okay. E di mira, ma non c'è la possibilità di alzarla. E diciamo che comunque è implementata per dare una sorta di immedesimazione, è uno stile, una scelta, esatto. Che ovviamente è oppressiva, ovviamente è più oppressiva negli ambienti piccoli, stretto, meno oppressiva negli ambienti più larghi, ma che ha anche solitamente un escamotage molto cinematografico, che una telecamera molto vicino a un personaggio tendenzialmente ti copre l'area visiva e puoi fare più facilmente saltare, esatto. Lo spettatore, perché naturalmente ti sboca più facilmente il mostro da di fianco. Sì, è una scelta artistica. Sia di gameplay che di artistica, esatto. Insomma, che a livello tecnico. Allora Matteo, invece Chris Redfield, che appunto ritorna nella sua
Mies, quindi proprio dalla BSA, quindi combatte sempre, ritorna a combattere il bioterrorismo. Sì. Qui invece la fase che vede il protagonista Chris è un po' più shooter, cioè proprio shooter nell'accezione più forte del termine, no? La campagna di Chris è quella più spiccatamente shooter. Manca di quelle parti più o meno leggere, più o meno blande, più o meno sostanziose che caratterizzano sia quella di Jake che quella di Leon e quella di Ada. È quella dove si spara dall'inizio alla fine, fermo restando che comunque il corpo a corpo studiato per variare le varie tipologie di attacco, perché i nemici sono sensibili a dove si spara, però fondamentalmente è uno shooter compiuto. E in quanto shooter ci sono diverse azioni spettacolari, no? Boss molto importanti, boss, no? In realtà il gioco è dappertutto, è uno dei punti di forza, questi boss enormi, molto spettacolari. Davvero? Che vengono affrontati in più passaggi anche da più personaggi sì, differenti. Sì, perché come tutti sanno, se avete letto le nostre anteprime, se avete letto tutte le informazioni in giro, le tre campagne non sono parallele. Lo sono, ma in molti punti si toccano, e in questi punti dove si toccano, oltre a innescare, quando lo dice Capcom, la cooperativa a quattro giocatori, la storia è la stessa. Quindi in molte sezioni torneremo negli stessi ambienti o a combattere anche lo stesso boss, magari da un punto di vista e da in un ambiente o da una piattaforma, chiamiamola così, diversa. Ok, quindi sono questi, diciamo, che cambia un po', è davvero la parte shooter che già abbiamo visto nei precedenti capitoli. E sbaglio, c'è anche una sorta di coperture? Sì, ci sono anche coperture che sono, all'inizio bisogna prenderci un po' la mano, perché non c'è un tasto univoco per andare in copertura, e il gioco non esplicita molto il come farlo. Fondamentalmente, quando ci sono delle coperture basse, bisogna... Certo che averti fatto questa domanda in questo momento non è stata... Diciamo, puoi anche quando ci sono senso... delle coperture basse, bisogna mirare e spingere X. Quando invece la copertura è alta, ovvero un muro, una cassa più alta, basta avvicinarsi e il personaggio va in copertura. Okay. Sì. Pierpaolo, tu hai qualche domanda da aggiungere? Sì, un paio di domande. Non c'è il contributo, direi, poi. Okay. Spingendo L1, scusate. Ah, non è automatica. Non è automatica, bisogna spingere L1. Un paio di domande. Tommaso Sacco, insieme a lui diversi... Regatto. Chiedevano questione armi, quante ce ne sono, si possono potenziare tramite perk o qualcosa del genere? Allora, potenziamenti fisici dell'arma, come acquistare un'ottocanna e così via, non si può fare, però nel gioco si guadagnano dei punti abilità, che sono dei pedoni che si trovano in giro per la mappa, che si ottengono o... pedoni degli scacchi, no? Pedoni degli scacchi che attraversano le strisce rigorosamente, esatto. Uccidendo dei nemici particolarmente coriacei, oppure aiutando aiutando il compagno, l'altro compagno, e si possono spendere per implementare più danni, più resistenza, caricatori. Sul personaggio però, sull'arma? Sul personaggio, okay. Però c'è anche più danno all'arma, caricatori più grandi. Ma vale per tutti, non è che potenzi l'arma singola. Per tutti, però non può... Sono tante armi? Sono molte, e molte di esse hanno una modalità di fuoco secondaria. Ah. Per esempio il lanciagranate, non è uno spoiler, comunque lo si è visto, è possibile scegliere tra proiettili normali, corrosivi e quant'altro. Ci sono armi con tipo di raffica diversa, una, tre colpi o... Comunque siamo lontani dai capitoli precedenti dove l'arma era completamente potenziabile, modificabile. No. Ok. E sono, ovviamente ci sono delle armi peculiari per i personaggi, ma su questo ci ritorneremo più avanti. Esatto. Nel senso, ho un po' di domande sugli extra, su multiplayer, non so se vuoi parlarne dopo. Esatto. Allora direi invece di far passare a una cosa molto interessante, Super Dieta XL... presuppone un lavoro dietro superiore rispetto alla classica Super Dieta. Questa l'abbiamo preparata in molto più tempo, e addirittura abbiamo creato una sorta di servizio esterno, perché Resident Evil, appunto, l'abbiamo detto più e più volte, è una saga che vede le sue radici tanti anni fa e tanti esponenti, di conseguenza è davvero, ha segnato per tanti versi l'industria videoludica, una parte dell'industria videoludica. Quindi Annalisa, noi cosa abbiamo fatto? Quindi possiamo dire che questo è un vero e proprio documentario. Esatto, giusto? Abbiamo creato un vero e proprio documentario. In realtà si tratta di un progetto molto complesso che ha investito
molti personaggi, molti esperti nel settore. Io sono la... sì. A partire da Vincenzo Lettera, a partire da te che lo stai esplicando, da Vincenzo Lettera che ha fatto la gran parte dei testi, ma poi che tutti quanti... Che ha fatto il proverbiale mazzo. Esatto, esatto. Mazzo, e abbiamo contribuito con la nostra esperienza sul gioco. Ecco, questa è una vera e propria rubrica monografica che va ad affrontare la storia di tutto Resident Evil, e quindi il nostro obiettivo principe è di fare un episodio su ogni Super Diretta XL. Questa in particolare è divisa in due parti. La prima è quella che va in onda oggi e si intitola Le origini. La seconda andrà in onda la prossima settimana e si intitola La svolta. E Le origini dunque prende in esame l'intera serie di Resident Evil, che va dall'affermazione di Mikami, che è il suo datore, fino a tutti i capitoli e gli spin-off, passando anche per i film al cinema. In realtà ci fermiamo al terzo. Ci fermiamo al terzo, che verrà del quale se ne parlerà nella svolta. Nella svolta partiamo dal quarto e arriviamo fino al giorno d'oggi, ci infiliamo dentro i film e così via. Comunque vi impegneremo soltanto per 15 minuti. Quindi esatto. Per 15 minuti noi saremo tranquilli. Mentre voi guardate questo servizio, quanto ci abbiamo messo? Un bel po'. Un bel po' a farlo. Sì, ci abbiamo messo quanto? Tanto, tre settimane. Buttiamo la tre settimane, che ci piace dire dei numeri grandi. Quindi ringraziamo Vincenzo, esatto, che si è occupato del lavoro di ricerca, ma anche tutti i redattori, visto che questo videogioco è stata parte integrante della gioventù di molti. Ma io so che tu sei una cosa carina su un aneddoto sui titoli di questa. Esatto, perché questo si chiama Punto Doc. Esatto. Punto Doc, okay. Però non ma è stato prima, il primo nome, il primo titolo era molto più romantico ed era Mi ritorni in mente. E invece, poi, mentre lo cantavamo insieme anche a te, abbiamo deciso no, non si può fare, perché per un videogioco di zombie è troppo, no, troppo, esatto, smielato, troppo da Punto Doc da documentario, sì, naturalmente, esatto. ci faceva ogni Super Diretta XL si spera ne avrà uno specifico per il gioco, quindi andiamo? Quindi direi di andare, prendiamoci questi 15 minuti di immersione in Resident Evil. Buona visione. Se c'è una serie che più di tutti ha definito il genere dei giochi horror, quella è senza alcun dubbio Resident Evil. Il franchise di Capcom ha infatti definito tutta quella serie di paletti e cliché che i titoli che sono venuti dopo hanno dovuto necessariamente seguire. Dalla villa abbandonata alle orde di zombie affamati, dalla infezione misteriosa fino ai mostri che appaiono all'improvviso e con sempre rigorosamente scorte molto limitate di munizioni. E pensare che tutto quanto è iniziato da qui. Dopo aver terminato i suoi studi nell'università d'Oshisha, un giovane sconosciuto Shinji Mikami entrò in Capcom per lavorare ad alcuni giochi per ragazzi su licenza Disney, come Chi ha incastrato Roger Rabbit, Goof Troop e il bestseller Aladdin. Ma con l'arrivo delle console a 32-bit, il debutto delle tre dimensioni e l'introduzione dei CD-ROM, Mikami cominciò a dedicarsi ad un progetto estremamente diverso, più spaventoso e decisamente lontano dai colori vivaci dei giochi Disney. La principale fonte di ispirazione di Mikami fu Sweet Home, un RPG horror uscito su NES nel 1989 e che vedeva cinque personaggi esplorare una villa infestata da esseri paranormali. Ma nei piani iniziali, il gioco era stato concepito come uno sparatutto in prima persona. A convincere Mikami a cambiare rotta fu un gioco horror 3D realizzato da un team francese e pubblicato con il nome di Alone in the Dark. Nei primi mesi del 1994 il progetto cominciava a prendere forma e Mikami venne presto affiancato da una quarantina di sviluppatori. Quello stesso team sarebbe poi diventato lo storico Studio 4 di Capcom e avrebbe realizzato giochi come Dino Crisis, Devil May Cry, Killer 7 e Beautiful Joe. Dino Crisis. The horror is alive. Studio Production 4 è il team del Meraviglia di Capcom, senza dubbio.
Ricordo tra fine anni 90 e primi anni 2000, mi hanno veramente riempito di nuove IP creative e potenti. Sicuramente uno dei miei studi preferiti, senza dubbio. Due anni dopo, nel 22 marzo del 1996, uscì in Giappone Biohazard, un gioco d'azione che mescolava fondali pre-renderizzati e personaggi 3D, simile ad Alone in the Dark, ma pesantemente ispirato ai film sugli zombie di George Romero. The evil demons of destruction. Only you can stop them. Biohazard. It's not just a game. In un'intervista, Mikami affermò di voler realizzare qualcosa che fosse davvero spaventoso. Niente fantasmi o fesserie del genere, ma veri e propri mostri che potevi vedere mentre arrivavano e ti attaccavano. Per uscita in Occidente, però, Capcom fu costretta a cambiare il nome del suo gioco a causa di una band punk metal chiamata Biohazard. Volete sapere qual è stata la soluzione? Resident Evil. Nell'arco di un anno, Resident Evil aveva superato il milione di copie, diventando il primo gioco di successo su PlayStation e spingendo le vendite della console Sony in vista dell'arrivo di Sega Saturn. Il concept iniziale prevedeva una modalità cooperativa per due giocatori, idea poi abbandonata, ma in un certo senso visibile nella possibilità di controllare due personaggi nel corso dell'avventura, Chris Redfield e Jill Valentine. Resident Evil. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil non fu il primo gioco horror, ma grazie a nemici veri e terrificanti, pericoli nascosti dietro l'angolo, il forte senso d'ansia e la povertà di munizioni, fu senza dubbio il primo a diventare sinonimo del termine survival horror. Jill, run for that house! Il gioco dimostrò che la violenza e il gore potevano essere utilizzati per creare un'atmosfera unica. Dopo i porting per PC e Sega Saturn, il primo Resident Evil ha visto diverse riedizioni e adattamenti, tra cui una versione per Nintendo 3DS e un remake per GameCube uscito nel 2002 e caratterizzato da una grafica spettacolare. Giocai a Resident Evil proprio quando uscì, nell'agosto del 1996, e fu un'esperienza davvero unica e elettrizzante, un po' perché non avevo mai giocato ad un survival horror prima, un po' perché lo giocai insieme ad un bel gruppo di amici commentando le azioni e risolvendo gli enigmi in lunghe sessioni e tirate notturne, elettrizzanti e, insomma, c'era tanta atmosfera davvero paurosa. Insomma, un gioco che mi ricordo con grandissimo piacere e che per me ogni volta che esce un Resident Evil è qualcosa che aspetto tantissimo. Ma Resident Evil non è ricordato soltanto in positivo. Nel 2008 venne menzionato nel Guinness World Records dei videogiochi per il peggior dialogo. Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Hurry! This way! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Col successo del primo Resident Evil, i fan chiesero a gran voce un sequel, senza sapere che in realtà, a solo un mese dal completamento del primo capitolo, il team di sviluppo era già pesantemente al lavoro sul sequel ufficiale, Resident Evil 2. Un progetto molto più grande e con diversi cambiamenti al gameplay, almeno sulla carta.
Affiancato alla direzione da Hideki Kamiya, stavolta Mikami voleva creare un gioco più action, slegato dalla villa del primo episodio, e con nuovi personaggi che affrontassero l'epidemia di zombie per la prima volta. I nuovi protagonisti erano Leon Kennedy ed Elsa Walker, mentre l'avventura sarebbe stata ambientata a Raccoon City. Siamo nel febbraio del 1997 e tutto procede nel migliore dei modi. Ma a soli 2 mesi dalla data d'uscita, i fan ricevono una brutta notizia. Nonostante il gioco fosse quasi completato, gli sviluppatori non erano per niente soddisfatti della sua qualità e nella primavera decidono di ricominciare da capo. Il motore resta lo stesso, ma cambiano la storia e i personaggi, mentre i livelli vennero completamente ripensati. Elsa Walker viene rimpiazzata da Claire Redfield, mentre la versione mai uscita del gioco diventerà poi famosa tra gli appassionati con il nome di Resident Evil 1.5. Nel gennaio 1998 esce finalmente Resident Evil 2 e l'attesa viene ripagata. Acclamato da critica e pubblico, il nuovo episodio vende 5 milioni di copie solo su PlayStation, con un ottimo porting per Nintendo 64 uscito poco dopo. Per l'occasione viene affidata niente di meno che Giorgio Romero la realizzazione di uno degli spot pubblicitari. A questo punto, Resident Evil era ormai diventato uno dei franchise di punta di Capcom, al punto che l'azienda giapponese cominciò a portare avanti diversi progetti contemporaneamente, tra cui una serie di spin-off, un prequel e un capitolo vero e proprio della serie principale sviluppato da Kamiya. L'arrivo della nuova generazione con l'uscita di PlayStation 2 stravolse però i piani di Capcom. Noto inizialmente con il nome di Biohazard 1.9, Resident Evil Nemesis passò dall'essere uno spin-off a terzo episodio ufficiale. E la sua trama copriva le 24 ore prima e le 48 ore dopo gli avvenimenti di Resident Evil 2. Interessante notare come ancora una volta Mikami e Kamiya cercano e traggono ispirazione dal mondo del cinema. Questo capitolo, come si intuisce facilmente dal titolo, introduce il possente e potente Nemesis, un nemico gigantesco, praticamente indistruttibile. In moltissimi notarono diverse analogie con Terminator, una serie cinematografica che proprio Resident Evil ha più volte omaggiato con riferimenti e citazioni. È l'autunno del 1999, quando Resident Evil 3 Nemesis arrivò sugli scaffali. E sebbene non ottenne lo stesso successo di vendite del secondo capitolo, in molti lo definirono il miglior gioco della saga. Neanche qualche mese, ed ecco che su Dreamcast è il turno di Code Veronica, spin-off che per la prima volta nella serie introduceva dei livelli completamente 3D e non più fondali pre-renderizzati. I passi avanti fatti da questo episodio erano notevoli, sia in termini tecnici che di trama. Tant'è che gli sviluppatori lo avevano inizialmente presentato non come uno spin-off, ma come il vero e proprio seguito di Resident Evil 2. Il gioco non restò a lungo un'esclusiva per la console Sega, e nel 2001 una versione migliorata ed estesa venne pubblicata su Dreamcast e PlayStation 2, con il nome di Code Veronica X. Code Veronica è l'ultimo Resident Evil che mi ha davvero entusiasmato.
Una bella storia, un po' perversa, però insomma faceva paura e metteva a disagio. Tutte atmosfere che non sono più riuscito a ritrovare. Tecnicamente era fatto molto bene, insomma, il cuore è sempre lì. Intanto, un altro gruppo all'interno di Capcom, lo Studio 3, era al lavoro su Resident Evil 0, un prequel del primo episodio con protagonisti Rebecca Chambers e Billy Cohen. Il gioco venne concepito inizialmente per Nintendo 64 e presentato per la prima volta al Tokyo Game Show del 2000, ma con l'allungarsi dei tempi di sviluppo e il cambio di generazione di console, gli sviluppatori si spostarono alla fine su GameCube. Pubblicato nel 2002, Zero fu il primo episodio della serie in cui si controllavano due personaggi contemporaneamente, ma fu anche l'ultimo a utilizzare una telecamera fissa in terza persona. Diversi furono gli spin-off pubblicati tra il 1998 e il 2003, e alcuni cominciavano già ad allontanarsi dalla formula classica della serie. Un esempio era Resident Evil Gun Survivor per PlayStation, uno sparatutto in prima persona pensato per supportare la light gun Namco GunCon. Ma a causa delle enormi polemiche attorno al massacro della scuola di Columbine, Capcom decise di non gettare benzina sul fuoco, rimuovendo il supporto alla periferica e rinominando il gioco Resident Evil Survivor. Su PlayStation 2 usciva invece Resident Evil Outbreak, primo episodio con una componente multiplayer online, in cui bisognava portare a termine delle particolari azioni all'interno di 5 scenari. A differenza dei precedenti episodi, Outbreak era caratterizzato da una telecamera mobile, ma nessuno poteva prevedere che la rivoluzione più grande del franchise era dietro l'angolo. Ma solo nella prossima puntata scopriremo tutti i segreti di questa rivoluzione. Una vera e propria svolta epocale che rispose al titolo di Resident Evil 4. Finita la prima parte, le origini di questo documentario che speriamo vi sia piaciuto, io credo proprio di sì perché davvero cavolo, ci abbiamo messo tantissimo. Volevo ringraziare nuovamente Vincenzo per i testi, Pierpaolo Lucarelli che comunque esatto, ha condotto e ha dato una mano ovviamente decisiva, ma anche tutti gli interventi degli altri. Questo qui verrà pubblicato anche assolutamente stand alone, da solo, sul a fine sito, diretta più o meno diretta. E poi ci sarà la seconda parte che chiuderà il cerchio, vi darà degli aneddoti, vi parlerà anche dei film, anche se ne parleremo anche noi in maniera discorsiva dopo. Settimana prossima, sì, realisticamente entro fine settimana prossima cercheremo l'uscita del gioco, esatto, tutto quanto. Quindi speriamo di aver fatto cosa gradita. Come sempre lasciate i vostri feedback anche postumi sui sono nostri molto canali graditi social, perché davvero ci fa piacere sapere se andiamo nella giusta direzione, esatto, se dobbiamo cambiare qualcosa o altro. Esattamente. Tornando a Resident Evil 6 invece, Matteo sta continuando a giocare la campagna di Chris Redfield. Chris. Io direi di focalizzarci un attimo sull'inventario, nel senso benissimo, che c'è anche la cosa particolare, che senza che la mostriamo, sull'offline, online, che è interessante. Allora, fondamentalmente l'inventario è, abbiamo con il tasto triangolo, c'è tutto in tempo reale, il gioco non mette in pausa. Abbiamo con il tasto triangolo si apre il menu generale in cui abbiamo i tipi di proiettili, granate e le altre armi secondarie. Granate in questo caso fumogene, immagino accecanti, ma okay, anche granate da posizionare a terra e da far esplodere con il telecomando. Invece, per caricare la nostra riserva di erbe magiche, chiamiamole così, le bisogna erbe selezionarla. Adesso non ce l'erba l'abbiamo, magica, si seleziona no, magica, per poi respingere X per abilitarla all'utilizzo veloce. Utilizzo veloce che si fa spingendo il tasto R2. Invece, per cambiare arma velocemente senza
passare dal menu principale con la croce direzionale. Sinistra a destra si scorre tra le varie armi. Lui ha una velocità di rotazione dell'arma sulla schiena che è inquietante. Perché ho abilitato il perk cambio arma veloce. Alla faccia! Ok. Destra, sinistra. Ma per cazzo. Destra, sinistra, le armi. Su e giù invece armi secondarie, lo spray... quello di pronto soccorso e insomma gli altri tipi di granate. Soccorso pronto. Gioca un po'. Andiamo. Senti, tu giochi, lo dico io perché tanto lo so anch'io. Stranamente mi sono preparato sul gioco. Si può mettere il gioco in pausa a meno che voi non abilitate il gioco online, perché ci riallacciamo al fatto che esiste la cooperativa. Avete visto, il gioco mette a disposizione sempre due personaggi, uno comandato da voi, uno dall'intelligenza artificiale. Però se in fase di inizio partita selezionate online, potete avere la possibilità di invitare gli amici all'interno della partita, oppure il classico drop in drop out. È possibile per altre persone umane entrare in partita in qualsiasi momento e uscirne. Di conseguenza prendono possesso del secondo personaggio e possono aiutarvi a concertare gli attacchi, a risolvere gli enigmi ambientali, puzzle disponibili e quant'altro. C'è una sorta di filtro, ovviamente potete scegliere se abilitare il fuoco amico o meno, potete scegliere una sorta di moto, noi ci chiedevamo a cosa serve, tipo gioco per divertimento, non è tipo Boya Kimono, una roba del genere, quindi vado all'attacco, sono alla ricerca degli emblemi, perché sono i classici collezionabili, giusto Matteo? Sì, sì. Gli emblemi. E quindi tutte cose che vi fanno capire che tipologia di partita state giocando, e quindi una persona esterna può entrare nel gioco e uscirne. Ci sono anche dei momenti di cooperativa a 4, momenti specifici voluti dagli sviluppatori all'interno della storia vera e propria, che appunto possono essere giocati in 4. Ovviamente non è più, è un po' più complicato giocare, nel senso che ci sono proprio dei capitoli, Matteo, c'è cioè possibile. Sì, ci sono alcuni frangenti in cui il gioco ci dice: adesso c'è la cooperativa a 4, se si è scelto altri due amici. Se si è scelto di giocare online, ci dice in attesa di altri due. Altrimenti, se si gioca offline, questi momenti sono comandati dai bot, come si diceva una volta, okay, dall'intelligenza artificiale. Adesso come si dice? Dall'intelligenza artificiale. Ho capito. E poi c'è ovviamente la cooperativa offline, nel senso è possibile giocare in split screen. Split screen che è orizzontale, non completo, non prende tutto lo schermo, è un po' sfalsato, è dissossato pure da Yossi. E quindi di conseguenza. Che inquietudine! È arrivato il pasticcere adesso. Se devo chiudere la porta, sono morto, mi è venuto un'ansia. È arrivato il pasticcere, il nostro caro editore. E, quindi se tu solo fossi venuto 10 minuti fa. Perché abbiamo fatto un'interruzione, adesso aspetteremo la fine della diretta. Detto questo, diciamo, split screen condiviso, un po' come quello, uno dei primi è stato Killzone e Uncharted. Bravissimo. Esatto, quindi questo split screen appunto lascia un po' di nero agli angoli, perché ovviamente per mantenere il... come si dice, la risoluzione giusta, le corrette proporzioni, la proporzione per non dover tagliare e quant'altro. Quindi comunque c'è tanta varietà. Vi dicevamo che probabilmente Resident Evil 6 è il Resident Evil più completo in assoluto, perché c'ha 25 ore di longevità, co-op online e offline, split screen, quindi davvero ci sono tante cose. E infatti tu ci sti in fondo, perché tu ce lo chiedevano Sì, sia Walter o Walter, non so come si può far chiamare, Dante Baracco, che Carlo Salini ci chiedevano prima sul coop e poi che modalità extra ci sono. Walter è quello di Fringe. O Walter, non so come lo vuoi chiamare. Walter invece è l'italianizzato. Assolutamente sì, c'è il multiplayer inteso come i mercenari, si chiama. Eccola, sì. I mercenari, ovvero una sorta di Orda. Di Orda, la Gears of War, giusto per capirci, quindi ci sono una serie di zombie che invadono secondo diverse ondate lo schermo. Cosa ci vuoi fare di me? Le coperture, che ne parlavamo prima. Okay. Se io sto davanti a un ostacolo basso, spingendo X, lo scavalca. Per andare in copertura, L1... e automaticamente il gioco ci dice puoi andare in copertura. Perfetto. Diciamo mercenari, che può, modalità che può essere anche utile e può essere affrontato ovviamente in cooperativa, può essere anche utile per ottenere questi pedoni, come dice Matteo, dei punti da spendere per potenziare i perk, ma anche le caratteristiche fisiche dei personaggi, tipo avete visto il cambio veloce della mano. Io direi che possiamo cambiare, quindi Ale, di nuovo, benissimo, se rientri su di noi, cambiamo campagna e torniamo sull'ultima campagna. Esatto, sull'ultima campagna, quella di Jake, ce ne parliamo tra poco, perché in realtà, essendo una super diretta XL, parliamo anche di varie cose legate attorno al videogioco di Resident Evil o comunque alla cultura zombie. Innanzitutto i film, perché nella parte di svolta del documentario ci sarà proprio l'analisi precisa dei film, ma in realtà appunto Resident Evil è uno dei pochi giochi che ha visto manco dei tie-in, perché non sono proprio dei tie-in, dei film che sfruttano la licenza per proporre un'ambientazione simile, ovviamente tanti riferimenti all'Umbrella Corporation, che è appunto l'organizzazione dietro il T-Virus e tutto quanto. E il primo Resident Evil è uscito, se non sbaglio, nel 2002.
2002 si chiamava Resident Evil. Sì. Tu l'hai detto, non l'hai visto, giusto, Annalisa? Perché io... sempre per paura. Però magari i tuoi amici l'hanno visto. Sì, ma poi io ho anche amiche agguerritissime con film horror e cose varie. E hanno visto Resident Evil. Hanno visto io indirettamente ho visto tutto. Ok. Ma, probabilmente tu non sei una grande videogiocatrice, hai ovviamente. No, però se non sbaglio, un po' PlayStation. Tutto, perché sono uno che si documenta, quindi poi ho visto la grafica e bellissima. Ma c'ha un cacchio da fare, insomma. Io no. No, per niente, guarda. E senti, quindi anche da videogiocatrice parallela, invece Resident Evil l'hai sentito spesso e volentieri. Spesso e volentieri nominare. E è quindi... l'unico che sento sulla bocca di tutti, maschi, femmine e tutte. E anche età. Probabilmente sentirai anche il calcio, Pro Evolution Soccer e FIFA di solito. Sì, quello vabbè, è un tormentone. Ecco, quindi. Il tormentone, tutto. Tu ovviamente, siccome sei un po' impaurita, rimani alla finestra. No, però è molto più affascinante, ma al di là del fatto che io comunque rimango un po' intimorita, no? Però forse è proprio il fatto che, e questo dimostra che il videogioco funziona, perché comunque se la suspense oltre c'è, agli appassionati. La suspense c'è, quindi... E dicevi che ti piaceva il biondino prima, dicevi che è molto... il biondino è interessante, dicevo, giocate a Resident Evil ragazze perché c'è Randy, c'è il biondino, merita. C'è il biondino. E poi vorremmo sfatare forse il fatto che i videogiocatori sono tutti nerd, dai, siamo quello dei dicevo, ragazzi, sì, siamo certo, normali, no? Beh, normale. Siamo bei ragazzi, dai. Anche i protagonisti, non voglio dire. Esatto. Dicevamo dei film, vai. Abbiamo a che fare, quindi ci sono stati 5 film, nel senso proprio oggi c'è la prima di Resident Evil Retribution, l'ultimo titolo fatto da Anderson regista, W.S. Anderson, regista che ha fatto tra gli altri anche Alien vs Predator, ed è carino. Quindi, con che curriculum, esatto. Si è presentato al cinema. Però marito della protagonista. Marito della protagonista, ok. Beato lui. Beato lui. E detto questo, dicevamo, il primo Resident Evil ha avuto una genesi piuttosto particolare, è stato, i diritti sono stati acquistati nel 97 e poi è subentrata Sony Columbia che ha dato una mano, appunto scritturato, in primis aveva scritturato Romero, Giorgio Romero, come regista. Ci parleremo tra poco. Parleremo con lui? Esatto. Ci parleremo tra poco, diretta, lo chiameremo Romero e gli chiederemo... Ciao Giorgio, con i suoi capelli. Ciao Giorgio, come mai ti hanno scelto? È stato carino, cioè carino non tanto per lui, è stato licenziato, nel senso che lui aveva creato lo scripting del primo film, non andava genio alla produzione, esatto, così sì. Via. Quindi c'è stata proprio una dichiarazione ufficiale da parte del producer che si chiamava Okamoto, il quale ha detto lo scripting di Romero non ci è piaciuto e quindi è licenziato. Perché sarà stato troppo poco spettacolare. Pure forse? Secondo me, perché conoscendo Romero sicuramente non era molto spettacolare. Esatto, quindi è subentrato Anderson che ha fatto regista e scrittore per quasi tutti i film, è stato sempre scrittore ma non sempre regista, perché il terzo e il quarto, Afterlife, Extinction, non ha fatto il regista. Niente, la cosa carina, però lui ha avuto secondo me una visione interessante, nel senso ha sempre detto che i film tie-in, quindi proprio che sono legati a doppia mandata, i videogiochi non possono aver successo, quindi è meglio avere una rappresentazione cinematografica che va un po' di vita propria. Ovviamente non c'è riuscito tantissimo, ovviamente, con Resident Evil, però a livello ideale ha pensato una cosa interessante, perché però si sta divertendo, sì, tantissimo. A me fa ridere il pensiero. Sai, mi sta attaccando uno zombie e gli comincia a fare i cazzottoni in faccia, i cazzottini sul petto. Mi fa ridere il concetto dei giapponesi. Hanno pensato, ok, lui incontra uno zombie, che facciamo? Facciamo quella mena tantissimo. Lo gira al volo, gli tira un calcio in petto. Cioè. Perché lui è un grande esperto di arti marziali. Sì, vabbè, cioè, è la cosa più lontana dalla realtà se esistessero gli zombie. Mi perché lui è un fico. Esatto. Prima di tutto farebbe schifo toccarli, quantomeno, sì, no? Sì, ma cioè, mi assalta e... Cioè... Film che appunto seguono poi anche volendo la parte finale della serie di Resident Evil, perché diventano sempre più spettacolari, più action, e in realtà sono stati anche criticati, lo stesso Retribution, che magari qualche lettore sta vedendo in questo momento, non sta guardando la super diretta XL, che scelta! Che scelta strana! Appunto vedrà come è diventato molto molto action, queste orde di zombie che continuano ad attaccare la protagonista principale che ci piace invece, si chiama nel gioco, nel film Alice o Alice... del paese delle meraviglie, versione italiana, che è Milla Jovovich. Bravissimo. Quindi, e ti voglio fare una domanda. Secondo te, il fatto che sia la protagonista dei film è perché è raccomandata, essendo la moglie del regista, o perché è brava? Io direi entrambe le cose. Perché è bella e brava. Perché secondo anche te, belle tu gambe. Tu che conosci, Annalisa, lo show business. Secondo te, più perché è brava o più perché è raccomandata? Secondo me perché è una bella gamba. Okay. Rende. Ci piace, ci piace. Rende come eroina action, no? Voglio, è molto sì, atletica, molto brava. Sicuramente al suo perché. Sì. Io quando ero piccolo mi ci sono anche innamorato con il quinto elemento. Esatto, più che altro è strano che abbia fatto tutti e cinque i film lei. È davvero strano. È davvero, finché non si divorziano. O finché lui finalmente sceglieranno un altro regista. Esatto, magari la serie. Detto questo, i film di Resident Evil sono forse tra i più
tra quelli che hanno avuto più successo assolutamente di videogiochi, probabilmente sì, ha fatto dei bei guadagni. Tipo ho letto che tipo il costo totale è stato di 150 milioni di euro in tutti i film e ha incassato quasi 700 milioni, quindi c'è stato un guadagno. Allora, prima di parlare un po' della genesi dei zombie, dei film horror, direi di parlare un attimino della campagna che sta affrontando Matteo. Perfetto. E poi qualche domanda. Jake, che appunto dicevamo già in apertura, ha caratteristiche un po' differenti in termini proprio fisici o altri. Ha proprio come opzione la possibilità di utilizzare pugni, calci, quindi attacchi fisici e ravvicinati. Chi è questo Jake? Jake che fa? Jake è un mercenario in questa dell'esercito della Repubblica Libera di Edonia, questo stato fittizio dell'est europeo, sì, sotto attacco bioterroristico. E è un personaggio importante nell'economia di gioco perché è il personaggio sul quale grava tutto il peso del futuro del genere umano. Esatto. Perché è figlio di cotanto padre e quindi ha in sé. Cioè, lui è il figlio del padre? È il figlio del padre. Incredibile. E ha in sé i geni per gli anticorpi per sopravvivere al virus. Lo stiamo facendo. E quindi. Vabbè, quindi. Cosa importante, c'è il figlio di Wesker, esatto, in questa parte, quindi è molto interessante. È un mezzo spoiler questo, diciamo. Dai. Vabbè, si sapeva, lo sapevo persino io proprio. Esatto, quindi comunque è interessante. Vedete, lui c'ha la caratteristica del fatto che può utilizzare le mosse speciali, le mosse fisiche, consumando una quantità inferiore di stamina. Ed ha molte più mosse fisiche rispetto agli altri. Le mosse finali. Risparmio energetico. Esatto. Tipo, posso dare è B-Fuel lui. I semplici calci e pugni, oppure abilitando l'arma secondaria dei pugni posso fare un colpo speciale con L1 R1 o caricare con R1 e lasciare per danno extra, insomma è molto più coreografico. Okay, ok, quindi dicendo appunto, il tipo di campagna sempre action, ovviamente, certo, sfruttando sì, assolutamente sì. Quello bazooka che è passato lì. Hai mangiato una mentina, Matteo, nel frattempo. È Pino Bazooka. È Pino Bazooka. Siccome stiamo degenerando. Esatto, per Paolo, torniamo nei binari. Qualche domanda interessante? Allora, interessante praticamente pochissimo, se non... ovviamente moltissimi hanno continuato, ho chiesto un po' di aiuto, fatemi altre domande, perché si sono un po' spenti, nel senso ci stanno seguendo, l'ora comincia a essere tarda, i bambini vanno a letto, ma tolto questo... hanno Lisa. Chiesto uno, tantissimi ovviamente confronto PS3 360 ed eliminiamo uno perché non era il momento di fare il confronto, due perché comunque non lo faremo neanche in un secondo momento perché ci è arrivata solo la versione PS3. Detto questo, Andrea Melis ci chiede in merito all'intelligenza artificiale, la sua è una domanda vecchia, era più collegata alla campagna di prima, com'è l'intelligenza artificiale non degli zombie quanto della CPU? Fa il compitino, ti è sembrato, cioè aiuta molto, si nota la differenza, ovviamente senza scendere troppo nel dettaglio della critica o del giudizio in generale. Allora, quella della CPU, quindi del compagno, fa il compitino e lo fa piuttosto bene. Perfetto. Non che si inventi manovre di aggiramento clamorose, però se c'è da però salvare usa le armi, ci salva, granate, ha coperture. Una buona mira, sì sì. Okay. Non ha problemi di pathfinding, cioè se deve andare in un posto ci va senza bloccarsi, quindi è più che buona. Ok. Hai altre cose interessanti? Sicuramente chiederanno della grafica, lo notate da voi, nel senso assolutamente. Motore grafico Capcom, che rende a seconda dei casi, ovviamente c'ha delle cose un po' più avanzate, cose meno avanzate, esatto. Sui shader un po' più debole, invece su poligoni effettistica migliore. Pierpaolo, hai altro da dirci? No, no, altro da dirci, ti facevo il gesto dell'ombrello. No, il gesto del forbicello. Del forbicello. Io direi parlare un attimino, mentre appunto Matteo continua a giocare nella fase Jake, si va anche più avanti, sì, perché Jake comunque c'ha diversi combattimenti con i boss, se non sì, sbaglio. Sì. Quindi cerchiamo di arrivare a un combattimento col boss e far vedere così quanto è interessante. Andiamo di super spoiler come ci piace. Sì, esatto. Sì. Assolutamente i zombie, nel senso... Ma gli zombie o i zombie? Io direi i zombie. Ok. Tu invece pure sui zombie in generale, film sui zombie, analisa, visti o allora altro? Allora io li vedo tutti, perché io sono una testarda che si incaponisce a guardare film di zombie, salvo poi sognarseli di notte, quindi... Che ti seguono. Cosa ti ricordi? Mi qualche film zombie, extra videogiochi, qualcosa ma di io, particolare? Io in realtà poi dopo li rimuovi. Terrore iniziale, rimozione successiva. Allora, anche prima vedevo una decapitazione. Ti mettevi paura. Esatto, adesso ci sono tante tipologie. In realtà il fenomeno zombie veramente ha pone le radici in tantissime cose molto molto
vecchie, diciamo, addirittura l'epopea di Gilgamesh è uno dei primi riferimenti per quanto riguarda i zombie. In realtà lì c'erano i non morti e c'era appunto questa mitologia attorno alla quale appunto le persone potevano essere suscitate, mangiare le membra umane. Esatto. E membra umane. E dai, mamma mia! Allora, eravamo rimasti seri sinora. Sì, veramente, dai. Poi arriva il davanti al nostro editore, poi tra l'altro, dai. Detto questo, poi ci sono state varie variazioni sul tema, un'altra famosissima veramente Frankenstein. E ringraziamo Capcom che ci sta seguendo, esatto, tra l'altro. Frankenstein nel 1818, che anche qui c'erano degli esperimenti tesi a resuscitare gli umani e renderli un'altra volta quasi senzienti, ma in realtà, esatto, non tanto, dopo la morte. E poi c'è stata tante evoluzioni, si arriva fino addirittura a Lovecraft, a H.P. Lovecraft, che ha fatto diversi romanzi, diverse... Che c'è, che dici? Ma andiamo avanti. Vai, no, tu vuoi dire qualcosa? No, 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 mi fa strano che tu non ti sia uscita la battuta più scontata dell'umanità con H.P. Lovecraft. Ho capito, ne faccio una e poi basta. Okay. Ogni 10 minuti c'ho l'autonomia. Okay, vai. Che ha fatto appunto diverse novelle che comunque riprendevano il concetto soprattutto dei non morti. Lovecraft è stato insomma un maestro dell'horror... molto cupo, esatto. Esatto, molto molto cupo, fino ad arrivare, come ben Matteo ci diceva all'inizio della diretta, a questa sorta, questo filone di Haiti, haitiano si dice. Esatto. Dove appunto c'è quasi proprio è genitore, comunque discendente, ma... è che è il controllo di genitore. Esatto. Quindi avo antenato del concetto di zombie, quindi di queste persone che ritornano in vita dopo la morte e puntano o appunto alla carne umana o direttamente al cervello, quindi esatto, la parte proprio più appetitosa. Buona. Due cervelli, esatto. Molto molto interessante. E poi devi citare uno dei registi preferiti dal nostro regista Alessandro, storicamente italiano, Lucio Fulci, che in realtà ha a che fare tantissimo con col concetto di zombie, esatto, e con Giorgio Romero, perché si è partiti poi nel concetto moderno di zombie, ovvero quello che è accompagnato dalla Notte dei Morti Viventi. Bravo. Nel 1968, che in realtà non si chiamavano ancora zombie questi antagonisti, questi avversari, ma ghouls, spiriti. Esatto. Ma in realtà poi, dopo l'uscita del film, dopo il successo di un film che comunque proponeva questi non morti, questi zombie che erano molto lenti, che facevano leva sul fatto di essere tantissimi, no? Quindi soverchiare i protagonisti del film e quindi ucciderli, squartarli e così via, li chiamava ghoul. A un certo punto, d'improvviso, in un'intervista lui dice zombie. Non si è mai capito esattamente perché zombie. In realtà, nei titoli di coda del film venivano chiamati zombie di cimitero, cemetery zombie, quindi zombie di, sì, delle cripte, quello, esatto, che cacchio è. Col seguito, L'alba dei morti, che in realtà da noi si chiama zombie, bravo, diventano appunto a tutti gli effetti chiamati zombie. C'è appunto il contributo definitivo e decisivo di Lucio Fulci, che ha partecipato anche a Zombie 2, il seguito, che in realtà che poi è stato girato praticamente in contemporanea con Zombie 1, quindi di conseguenza c'è stata questa cosa. Da qui il concetto dei zombie moderni, che si è arricchito di tantissimi esponenti nel corso degli anni, fino al 2000, dove a un certo punto i zombie sono diventati veloci, esatto, super, super veloci, quindi attaccano, molto più aggressivi, proprio li rincorrono i protagonisti. E abbiamo due esempi molto importanti, 28 giorni dopo e anche il remake dell'Alba dei Morti di zombie, che appunto propongono questi zombie molto più attivi, quindi hanno avuto magari, sì, sono dopati, adrenalina, il Viagra. E aia, dai, proprio stiamo proprio andando, ti ho detto io, Ale. E quindi assolutamente zombie più veloci, e ovviamente Resident Evil, il film, riprende proprio questo filone di questi zombie eccessivamente aggressivi, nel senso che poi probabilmente sono diventati anche eccessivi per gli estimatori più classici. Vabbè. E secondo te, e ovviamente per Paolo, questo lo dici tu, i zombie perché sono stati creati? In realtà hanno un concetto molto, esatto, più profondo, diciamo, gli di zombie dei mangiacervelli, esatto, nell'immaginario, nella scelta un po' anche di Romero, ma di insomma storicamente nascono come una sorta di contestazione critica a proprio la società capitalista. Sono una sorta di metafora della realtà umana praticamente uccisa e resuscitata dalla società capitalista, non più in grado di riflettere, semplicemente vogliosa solo di mangiare, praticamente di andare avanti. E non è un caso che nell'immaginario molto spesso, soprattutto i primi zombie, erano le classiche persone lavoratrici, il cosiddetto salaryman, il lavoratore in giacchettato, in giacca e cravatta,
tratta, ambientato, ricordiamo, capitoli storici e poteri di zombie ambientati in centri commerciali, in luoghi tipici della società moderna capitalista. Difficilmente, molto difficilmente, si sono visti i zombie, specie all'inizio, ambientati nelle campagne piuttosto che in zone rurali, proprio perché erano una tipica critica appunto alla società capitalista, dove siamo tutti zombie perché non siamo più capaci di intendere, di volere, di ragionare, e quindi andiamo avanti solo con la voglia di mangiare, che è appunto come di acquistare, tipica della società capitalista. Zombie che poi hanno avuto derive incredibili, ad esempio sul mercato asiatico giapponese i zombie si mischiavano con le arti marziali. Esatto. Sembri che non conosci. Beh, per quel poco che so io, il filone letterario degli zombie è il filone letterario del sublime, insomma, un filone letterario importante, no? Invece poi in Cina, appunto, in Giappone dicevi, cioè, con le arti marziali sconfiggevano i zombie, addirittura oppure venivano evocati con la magia, quindi tante ovviamente divagazioni sul tema, è normale, perché figurarsi una volta che c'è un bel soggetto da curare, poi si parte. E c'è anche una roba che ti piace tanto, sì, una graphic novel, no? Esatto, no, proprio un manga. Un manga proprio, giapponese, di, mi sembra, Anizawa, non mi ricordo il nome preciso, I Am Hero, che è questa tipica, come fanno sempre i giapponesi, sono in grado di rivalutare, di, insomma, dare una nuova visione a stilemi classici. In questo caso gli zombie, molto, molto estremo in alcuni punti, zombie neonati, questi zombie molto, io dico, ragneschi, cioè tutti accucciati che camminano con dei ragni molto veloci. È un manga giapponese molto inquietante, di questo, dove quello che sopravvive è questo giapponese che disegna manga, tra l'altro, molto bello, mi sento di consigliarlo. Io sono una persona che appunto, come dico spesso, mi prendo in giro, ho molta ansia, mi crea addirittura ansia spesso leggere questo manga. Sì, a volte anche molto... leggere un manga, un libro, porta più emozioni. Esatto, film, e poi i giapponesi hanno questa grandissima capacità che spesso gli americani non hanno, di saper mettere le vignette, che quando tu giri pagina ti ritrovi la vignetta della pagina successiva, che di solito è un disegno spaventoso, ed è una cosa che io apprezzo tantissimo nei giapponesi, perché veramente hai quasi la paura, mi prendi in giro, però una cosa, hai quasi la paura di girare la pagina, perché ti arriva di solito la faccia, appunto, il bambino e così via. È una cosa tipica che alza il valore della produzione. Dovreste vedere Pierpaolo quando legge un libro o vede un film o gioca ai videogiochi. È un continuo. L'ho visto piangere. Sì, mi commuovo anche molto. Allora, manca ancora un po' per finire, però siamo comunque nella fase conclusiva. Quindi invito i nostri lettori a mandare le ultimissime domande che Pierpaolo con tanta bravura raccoglierà. Ci hanno chiesto, ovviamente, e noi accontentiamo tutti, la Collector's Edition, cara Annalisa. Questo è il regalo che io ho pronto per voi. Vai. Ovviamente esiste la Collector's Edition nel gioco. Esiste oltre la Collector's Edition. Ce l'hai qui il di gioco fianco. È questo. Il gioco originale. E questa è la Collector's Edition, che contiene uno zombie steelbook. Una felpa con cappuccio con lo stemma della Ivy University. È entusiasta, lo sai chi? Il microfono mentre gli fa il tamburello di fianco. Proprio, lo vedevo felicissimo. Creala. Vai. Fatto il tempo, allora. E un artbook con i carpet, con il concept del gioco, e degli emblemi con l'immagine di Leon, Chris e Jack in una cornice, firmata da questa persona con un nome così facile, che è Oriyuki Kobayashi. Kobayashi. Uno di quei classici cognomi giapponesi, Kobayashi. Yoshaki Hirabayashi. E si chiama, c'ho questo nome lunghissimo. Sono più persone, mi auguro. Sono più persone. Sono più persone. Sette cognomi. No, è una sola. No, Hirabayashi. Sicuro. Sono uscito a cena, sono più persone. Quindi, Annalisa ha in mano la Collector's Edition, che costa la bellezza di 199 euro. Disponibile anche su multiplayer.com. Anche 360, naturalmente. Anche 360. Mi sa piccino, come è carina, tutta 3D. Sì, esatto, è figa, quindi per i collezionisti più proprio più arditi, assolutamente una disegnata. E col portafoglio abbastanza capiente. Ma in realtà c'è anche quelli che hanno il portafoglio ancora più capiente. Non c'è in America, cioè non c'è in Italia, ma in America c'è una Collector's, cara Annalisa. O in Giappone, lo sai? O in Giappone, che costa 1000 euro e c'ha un giubbotto di pelle del protagonista. Che la riproduzione. Sembra giusto, che quello che dopo tre livelli non si strappa, scusami, non si sporca. Annalisa, tu che passione hai? Sul trucco, sullo shopping, cos'è che ti piace comprare e spendere soldi tanto? A me tutto quello che riguarda. Quindi se facessi... Borse, scarpe, trucchi, rossetti. Quindi come avere per una per te, ad esempio, una borsa di Louis Vuitton. No, ma ti dico, io per un giacchino che dopo tre livelli passati con gli zombie non si rompe, si non si rovina, non si sporca, spenderei anche 2000 euro. Cioè. Non è male questa valutazione. Grazie, ottima, quindi ragazzi, se avete 1000 euro più, ormai più penso che... 400 euro di importazione, esatto, oppure ormai... lo comprate su eBay. Io potete... vorrei anche il gel del ragazzo, del protagonista. Quindi proprio ti ha colpito. Sì, perché è perfetto. È perfetto, ok, dopo diremo tutti i trucchi per essere così con così il capello almeno così impeccabile. Matteo, c'hai la faccia più contrita dell'umanità, se esatto, proprio ti stai sforzando. Facciamo prima la fila diretta a fare un boss? Ci proviamo. Ci proviamo. Vai. Nel frattempo vi dico un'altra cosa. Abbiamo
abbiamo. Esistono anche, esiste anche una letteratura attorno a Resident Evil, ci mancherebbe. Innanzitutto, l'ultimo libro uscito la settimana scorsa si chiama, come il film, Resident Evil Retribution, quindi proprio segue in maniera pedissequa le vicende del film, si rifà al film, è un romanzo interessante, soprattutto se vi è piaciuto il film, magari è interessante averlo, costa 15 euro, si trova in librerie, Feltrinelle e quant'altro, ma in realtà il pezzo forte della letteratura attorno a Resident Evil è rappresentata da 7 romanzi scritti da Perry, Daniel Perry, ma il nostro Marco Perry, 7 libri che coprono un po' tutta la parte legata ai videogiochi, quindi sono romanzi legati ai videogiochi, sono interessanti perché approfondiscono la figura di un personaggio piuttosto che l'altro. Erano stati portati in Italia tantissimi anni fa da Mondadori con la collezione Urania, è stata abbandonata da Mondadori che non ha mai portato in Italia il settimo libro. Invece Multiplayer.it Edizioni ha aperto il portafoglio, la diga verso tutti i romanzi, non lo so. Ma perché questi termini, la diga, ha aperto la diga, e quindi sono disponibili già a partire da un po' tutti e 7 romanzi, quindi è molto interessante se volete approfondire la storia di Resident Evil, vedere, se vi piace leggere ovviamente come a Pierpaolo, potete assolutamente prendere questi 7 romanzi. Assolutamente. Domande? Allora, guarda, c'è fondamentalmente soltanto una domanda, un po' a prendere in giro sempre il nostro Carlo Salini, che dice: ma ho visto bene, ci sono zombie con armi da fuoco? Non sono zombie, vai. Sono mutati del virus C e sono i nemici anche a livello base, diciamo quelli più impegnativi, perché fondamentalmente hanno mutazioni molto diverse le une dalle altre. Può crescere un braccio enorme, una sorta di corazza, oppure veri e propri... alle battute. No, io non faccio veri e propri animali strani. Cioè, non... cioè si mutano gli animali? No, cioè diventano una sorta di... Ah, loro diventano tipo degli animali. Degli animali, okay. Quindi okay. Però non sono zombie veri e propri. Queste sono mutazioni del virus T e quindi ha dato il là queste mutazioni alle fantasie più estreme da parte degli sviluppatori. Scusami se ti interrompo, ma le sequenze sono in computer grafica o sono col motore di sono gioco? Sono con il motore del gioco. Mazza, sì, però potenziato ovviamente. Vabbè, cioè, come sempre, però se mi sembra proprio computer grafica, mi sembrava. Sì, probabilmente un lavoro sulle animazioni, soprattutto sì, la pulizia grafica. Sembra proprio computer grafica, ok. Quindi, Matteo, prima di chiudere il discorso, tanto non so se arriviamo al boss, appunto dicevi che uno dei punti di forza del titolo è un boss, e sono i boss. I boss. Generale. Perdonami se ti interrompo solo su questa cosa perché mi ero dimenticato, mi sono scordato che ci ha fatto questa domanda, chiedevano che c'era una modalità extra in cui può essere uno zombie. È la modalità caccia all'uomo in cui è possibile invadere, quando si gioca online ovviamente, le partite degli altri giocatori ed entrare nella loro partita come zombie, come creatura. E quindi, ma nella loro campagna single player? Sì, in alcune zone punti, della campagna, okay. Ovviamente. Fico. È una modalità in più, un po' come quella di Demon's Souls, com'era? Con mille distinguo, cioè, ovviamente. Esatto. Però l'idea zombie è quella, insomma, è un qualcosa in più piacevole. Certo. E i boss, dicevamo, quindi, ne belli. Sono diversi, grandi, di tutti i generi. Di tutti, belli, grandi, grossi, di belli, tutti i generi. Bravi. Soprattutto molto, molto lunghi, con tantissime trasformazioni, tantissime mutazioni, ha più fasi e si incontrano anche, magari lo stesso boss, anzi gli stessi boss, anche con gli altri personaggi. Quindi uno scontro con i boss ve li rifarete più volte. Questo è un boss? Questo è un boss, e non dico altro. Quindi direi che andiamo verso questa chiusura del boss. Esatto, mentre loro corrono... fai un ricordo su tutto quello che arriverà sul gioco, ovviamente. Allora, la diretta, se volete dirla ai vostri amici e poi pubblicheremo la notizia, sarà disponibile in download e in streaming a partire dalla mezzanotte di lunedì, ovvero dalla fine di domenica. La recensione del gioco arriverà lunedì alle 17, voto su versione PS3, quindi abbiamo recensito la versione PlayStation 3. Possibilmente la video recensione cercheremo di farci in contemporanea. E poi ovviamente il gioco potrete acquistarlo, se non l'avete già fatto, per qualche rottura di Day One o rottura di altro, a partire da martedì. Quindi ormai siamo addirittura d'arrivo. Solo 360 PS3, quello PC ancora senza una data, speriamo che esca entro l'anno. Esatto. Sicuramente vi siete fatti una bella idea del titolo dopo un'ora e mezza abbondante di diretta. Non possiamo, i giudizi finali, esatto, li daremo in fase di recensione. Comunque siete anche capaci, siete abbastanza bravi a capire quali sono c'è i punti stato, di forza. Non ti nascondo, nella chat generale c'è stato un po' di toto scommesse sui sul voti. Hanno azzeccato? Realisticamente, fra tutti quello che ho detto, non mi è sembrato di leggere il nostro voto. Naturalmente, come sempre capita in queste occasioni, ci dispiace che fare questo tipo di produzione è per chi ci segue, allora gli daranno almeno 9,5-10 praticamente, perché le due cose è uno dei motivi cardine, insomma un po' da dietro le quinte, uno dei motivi cardine per cui
Non abbiamo affrontato la parte di critica e giudizio, ma solamente stiamo illustrando il gioco e proprio per una ricerca di un accordo con il publisher per far sì di poter fare questa cosa che vi ricordiamo è in esclusiva mondiale. Nessuno ha mostrato il gioco con tale dettaglio, con tale dovizia di particolari in tutto il mondo, slegando completamente dalla fase critica di giudizio, proprio per evitare dibattiti su allora gli diamo il punto in più, allora sono comprati, eccetera eccetera. Ci dispiace se possa essere questa cosa, a noi ci interessa più di tutti un feedback su questa esatto. trasmissione, se è di vostro infatti credimento. Vi invitiamo assolutamente a farci sapere cosa ne pensate sui nostri canali Facebook, Twitter, Google Plus, via email, tra i commenti postumi alla diretta, esatto. Tutto quanto. Di conseguenza veramente è importante capire se la direzione che stiamo prendendo vi piace o meno. Esatto. Avete visto il documentario, che è una cosa molto interessante, punto doc, che arriverà anche in forma stand alone da sola sul sito, e ci sarà la settimana prossima presumibilmente la seconda parte, la svolta. L'origine era quella di oggi, la svolta quella successiva. E per la prossima puntata Super Diretta XL possiamo dire che arriverà ad ottobre. Arriverà ad ottobre, il gioco non lo diciamo ancora perché siamo in trattativa, però sicuramente sarà un big, esatto, nel mercato videoludico. Esattamente. Detto questo, comincerei a ringraziare, fare un po' di ringraziamenti. Dai. Ovviamente, innanzitutto Alessandro, perché comunque dietro le quinte, regia, montaggio e quant'altro, lo conoscete da tantissimo, quindi sta con noi e ci ha dato una mano e ci ha permesso di essere qui. Pierpaolo ovviamente si è occupato anche e soprattutto del punto doc, della chat. Grazie mille Pierpa. Prego Trada. Dopo ci andiamo a prendere un caffè insieme, una roba insieme. Esatto. Matteo, grazie per aver giocato, essere morto pochissime volte. Zero, vedi, sinora ha zero. Benissimo, non è mai morto. A parlare poco riesci bene a giocare. Benissimo proprio. Grazie alla new entry Annalisa Petrini, quindi la trovate ovunque. La potete cercare, visto che ho detto anche il cognome. Potete fare stalking ovunque a partire da noi. Grazie mille per essere arrivato qui, averci dato una mano, la simpatia, la gentilezza, anche un po' di improvvisazione, esatto, perché non abbiamo avuto tanto tantissimo tempo a preparare. Possiamo dire a discolpa di Annalisa, che magari è sembrata che prima l'abbiamo presa in giro, che siamo poi pappinati e così via, che praticamente non è una grande conoscitrice di videogiochi, come è normale che sia, e praticamente il copione, la scaletta l'ha avuto un'ora prima dell'inizio della super diciamo diretta, diciamo 40 minuti, esatto, 40 minuti, ed è stata contattata un giorno prima della, esatto, super diretta. Si è comportata in maniera egregia, quindi eccellenza, esatto. Grazie per la mille. Prossima volta mi documenterò meglio. Almeno non due ore prima. Almeno due ore prima. Esatto. Detto questo, ci siamo, grazie mille per averci seguito, esatto, in diretta, siete stati tantissimi, super gentili, super carini anche per il venerdì sera, perché magari temevamo un po' una scarsa affluenza per questo, invece è andata tutto molto bene, adesso salta tutto, esatto, appena l'ho detto. Nulla, ci rivediamo con la programmazione solita in super diretta, i vari te lo dice, tutto quello che è su multiplayer.it, tra circa un mese, un'altra volta, super diretta XL. Grazie. Ciao. Ciao.